Questa ovviamente non è una vera conferenza di consenso, avrebbe dovuto avere, come dire, un metodo totalmente diverso e molto più strutturato, è un seminario di condivisione e consenso su il punto a cui siamo arrivati alla luce di quello che vi abbiamo presentato stamattina. Le raccomandazioni che seguono derivano appunto dai dati, citiamo quelli principali, di stamani, che hanno fatto vedere come negli adolescenti e preadolescenti con acuzie psichiatrica più o meno un quarto hanno un ADHD già diagnosticato o misconosciuto, quindi uno su quattro, che è un numero abbastanza rilevante, e che tra essi la percentuale di femmine è molto più elevata di quanto non sia in genere nell'ADHD che non arriva in acuzie, ma anche che in alcune configurazioni di sintomi con cui gli utenti sono arrivati in acuzie o in alcune presentazioni diagnostiche con cui arrivano all'acuzie o che emergono nel corso delle acuzie, l'ADHD è particolarmente rappresentato e che questo è rilevante rispetto, come vi ha ben evidenziato poi Maria nell'ultimo intervento, è particolarmente rilevante rispetto alle scelte terapeutiche che devono poi essere messe in atto alle terapie farmacologiche e non farmacologiche che devono essere messe in atto e alle prognosi che conseguono a quello che vediamo. Questo è in grandissima sintesi, spero di non aver trascurato nessun elemento particolarmente rilevante, quello che è emerso stamattina, e quindi le raccomandazioni cercheranno di andare ad approfondire sostanzialmente quattro aspetti. Uno, che cosa il progetto fatto fin qui ci dice rispetto a cosa dovremmo fare nel momento in cui abbiamo un preadolescente o adolescente che arriva con un'acuzie rispetto al tema presenza o meno dell'ADHD e quindi al tema diagnosi. Due, come questo impatta sul percorso terapeutico. Tre, come questo dovrebbe impattare sugli aspetti clinico-organizzativi dei nostri servizi in un'ottica preventiva, cioè andando retrospettivamente a pensare a quei ragazzini preadolescenti e adolescenti, quando invece erano dei bambini, e quindi che cosa ci forza a ragionare e a immaginare in un'ottica preventiva e anticipatoria. E infine, come sempre, le raccomandazioni. La quarta raccomandazione riguarda la ricerca e le aree ancora non sufficientemente esplorate da approfondire. Vado. Allora, qui infatti viene riassunto in grandissima sintesi: nei preadolescenti e adolescenti con acuzie psichiatriche la presenza di ADHD è ampiamente superiore rispetto a quanto riscontrato nella popolazione generale. Dicevamo 1 su 4, quindi circa un 23-24%, mentre nella popolazione generale voi sapete che l'ADHD, perlomeno in Italia e nella fascia d'età adolescenza, è ipotizzato al 2%. Ampiamente rappresentata non solo nel sesso maschile, ma anche nel sesso femminile. Ha un potenziale impatto sulla sintomatologia attuale in termini di tipologia, gravità e risposta ai trattamenti, sulle strategie terapeutiche, farmacologiche e non farmacologiche, e sugli esiti dei percorsi terapeutici. Quindi questa è la premessa alle raccomandazioni a partire da quello che abbiamo visto insieme stamattina. Raccomandazione 1, la diagnosi. In tutti i preadolescenti e adolescenti con acuzie psichiatriche, indipendentemente dal sesso, si raccomanda 1. A. di indagare sempre la presenza di una sintomatologia ADHD attuale, con espressività adeguata all'età cronologica o pregressa, o di una pregressa diagnosi di ADHD. B. In caso di sospetta comorbilità con ADHD, non appena possibile, compatibilmente con la situazione clinica e il setting valutativo, dovrebbe essere completato il percorso diagnostico. C. Il percorso diagnostico dovrebbe essere adattato al contesto nel quale viene gestita l'acuzie,
Esempio, valutazione ambulatoriale, in pronto soccorso, in ricovero ospedaliero, faremo cose diverse con tempi diversi e, come dire, sintesi, no, come posso dire, concentrazione, cioè facciamo poche cose che ci aiutano a inquadrare comunque se siamo in un contesto di piena acuzie, e poi invece proseguiremo in un secondo momento, livelli di approfondimento differenti a seconda evidentemente dei diversi setting e della possibilità collaborativa che l'utente e la famiglia possono avere. Quando possibile, tale valutazione dovrebbe includere i sintomi clinici nucleari, il funzionamento cognitivo generale e una valutazione più specifica dell'inattenzione e dell'impulsività, oltre che della severità della compromissione funzionale della qualità di vita del soggetto. Stamattina abbiamo sottolineato sui dati come l'inattenzione e l'impulsività abbiano un ruolo particolarmente critico rispetto ai percorsi e alle prognosi. Tale percorso diagnostico dovrebbe comprendere anche indicatori precoci, quali la disregolazione emotiva o il tratto calloso-anemozionale, che possono condizionare il percorso evolutivo e il rischio di acuzie. La diagnosi di ADHD dovrebbe essere inserita nella valutazione complessiva, in particolare nella traiettoria evolutiva che dall'ADHD ha portato alla condizione attuale di acuzie. Raccomandazione 2, gli interventi. Nei preadolescenti e adolescenti con acuzie psichiatriche e diagnosi di ADHD si raccomanda di adattare il progetto terapeutico sul piano delle strategie psicoterapeutiche e psicoeducative sulla base delle caratteristiche psicologiche e comportamentali specifiche dell'ADHD e elenca gli aspetti più rilevanti e delle comorbidità psichiatriche e mediche del soggetto. Di prestare particolare attenzione negli interventi alle caratteristiche dell'adattamento scolastico e al rischio di dispersione, di valutare l'opportunità di un intervento farmacologico mirato sui sintomi dell'ADHD, in particolare l'impulsività, la disorganizzazione e l'incapacità di monitoraggio comportamentale e sociale con farmaci specifici per l'ADHD, integrato con gli interventi non farmacologici ed eventuali ulteriori terapie farmacologiche. E ok. Raccomandazione 3, la prevenzione. Questa è più complessa e più difficile, l'ha discussa bene in parte Gabriele stamattina con i dati, scusate, sulle traiettorie evolutive. In ottica preventiva, in tutti i bambini, preadolescenti e gli adolescenti con diagnosi di ADHD si raccomanda di includere sempre tutte quelle cose che abbiamo detto prima e che hanno un ruolo nel condizionare il percorso evolutivo e il rischio di acuzie successiva. Di adattare il progetto terapeutico non farmacologico e farmacologico sulla base delle caratteristiche specifiche dei profili di rischio, e questa è una concettualizzazione che è importante portare avanti, graduando inoltre di conseguenza l'intensità, ma anche la priorità degli interventi rispetto a quelle situazioni che hanno un profilo di maggior rischio. Raccomandazione 4, la ricerca. Non è un caso che è lunga come un lenzuolo. Si raccomanda, abbiamo tanti studi su aspetti molto specifici, ben costruiti, ma di popolazioni forse troppo pulite rispetto a quello che poi ci troviamo nel quotidiano. Si raccomanda quindi di potenziare la ricerca nella pratica clinica relativamente alle acuzie psichiatriche in adolescenza e alla ADHD, e in particolare di sviluppare studi longitudinali prospettici nell'ambito della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche studi retrospettivi nell'ambito della psichiatria, già qui io farei un'aggiunta, e delle dipendenze, che consentano di meglio approfondire i percorsi evolutivi dei pazienti acuti a partire dalla ADHD. Spesso alla base della storia personale clinica con le diverse comorbidità, per consentire di costruire diagnosi di traiettoria più che diagnosi categoriali, maggiormente aderenti ad un'ottica del cambiamento tipica dell'età evolutiva. Il ruolo prognostico di possibili markers, disregolazione emotiva, tratti calloso-anemozionali, tratti narcisistici e di specifici profili di rischio, con particolare attenzione ai soggetti adolescenti, al sesso femminile e agli elementi che potrebbero aumentare il rischio suicidario potenziale nelle età successive,
L'impatto di trattamenti precoci sulla dinamica delle traiettorie evolutive, incluso, e questo ci tenevamo a metterlo rispetto alla ricaduta molto pratica nei servizi, se a parità di risorse, perché le risorse ci mancano, ma quello che abbiamo sempre la libertà di fare, di scegliere altri usi di quelle stesse risorse. Se quindi a parità di risorse vi siano differenze negli esiti tra interventi brevi e intensivi, ad esempio 7-10 giorni con successivi controlli semestrali, rispetto a interventi maggiormente diluiti nel tempo, interventi di monitoraggio o trattamenti a frequenze quindicinali o mensili, con le relative indicazioni elettive. Infine, che consentano di meglio approfondire elementi utili per favorire la costruzione di una psichiatria di transizione con traslazionalità dalla ricerca alla pratica clinica, alla prassi clinica in grado di coinvolgere neuropsichiatria infantile, psichiatria dell'adulto, SERD, psicologia dello sviluppo, con positive implicazioni sulla formazione integrata di queste professionalità e su una maggiore ottica comune intorno agli aspetti evolutivi dei disturbi nel tempo. Mi fermerei qui e lascerei a Gabriele o a Sara, se vogliono commentare ulteriormente, la possibilità di farlo. Sì, io sono Sara Carucci, dirigente medico presso la clinica di neuropsichiatria infantile di Cagliari. Condivido appieno tutte le raccomandazioni che abbiamo fatto. Chiaramente ci tengo a sottolineare alcuni aspetti, soprattutto che potremmo ampliare anche nella formazione, probabilmente non solo chiaramente di chi si occupa di psichiatria, ma partendo dalle urgenze e emergenze anche dai nostri colleghi pediatri del pronto soccorso. Che verosimilmente, come è dimostrato anche in letteratura, con delle scale brevi o comunque delle domande mirate, possono anch'essi orientarsi già al momento della presentazione nel poter individuare dei sintomi o dei campanellini d'allarme che poi ci riconducano a pensare a quella diagnosi. L'altro aspetto che insomma, mi preme sottolineare, che abbiamo visto anche qua elencato, è quello di garantire una adeguata qualità di vita, perché è anche sempre nell'ottica della ricerca andare a studiare sempre di più questo parametro, perché purtroppo fino ad ora la ricerca si è focalizzata molto su il controllo, sia con gli interventi farmacologici che con gli interventi non farmacologici, dei sintomi dell'ADHD o anche eventualmente insomma, delle comorbidità, dei sintomi correlati e anche dell'outcome. Però quello che ci interessa in tutti i trattamenti è non solo per chiaramente i disturbi psichiatrici, ma nella cura, nelle terapie di tutte le patologie. È quello di garantire un'adeguata qualità di vita al soggetto, che possiamo anche questa misurare con delle scale e soprattutto negli adolescenti riferirci proprio alle versioni self-reported, che sono quelle che ci possono dare chiaramente maggiori informazioni. E infine concludo insomma, con uno spunto di riflessione partendo dai dati che abbiamo esaminato prima, ossia abbiamo visto che molti soggetti arrivano a ricevere una diagnosi tardivamente e che circa il 40% dei soggetti avevano già fatto delle visite, già assunto dei trattamenti farmacologici non necessariamente mirati all'ADHD. E qua io mi chiedo se sostanzialmente questo dipenda dal fatto che non siamo riusciti a intercettarli per tempo o se magari sono un pochino farraginose le procedure poi di prescrizione dei farmaci o se questi pazienti che arrivano in ritardo arrivano principalmente appunto per gli outcome negativi e non tanto per i sintomi di ADHD che appunto non erano stati individuati precocemente. Lascio la parola ai colleghi. Sì.
Bene, io sono Gianmarco Marzocchi, sono uno psicologo, sono docente all'Università di Milano Bicocca e insegno psicologia di bisogni educativi speciali, cioè gli alunni con BES. Io ringrazio l'organizzazione e la partecipazione a questo convegno che è sicuramente molto ricco di stimoli e di suggerimenti applicativi nati da un'esplorazione e un'analisi della letteratura. Come psicologo, chiaramente il mio contributo è molto limitato da alcuni aspetti, sicuramente non di carattere medico, tantomeno di carattere farmacologico. Quello che ho notato da tutti gli interventi, sicuramente molto orientati a creare dei nuovi percorsi che permettono di ridurre sicuramente queste situazioni di acuzie perché sono preoccupanti. In base un po' alla mia esperienza, appunto, Dino Maschietto prima citava il 97, è stato l'anno in cui ho iniziato il tirocinio proprio lì da lui, e ho visto che proprio il percorso di coinvolgimento delle famiglie io credo che sia molto determinante. E quello che mi domando però chiaramente all'interno di un progetto di questo tipo è l'organizzazione delle risorse, dei costi, che chiaramente implica una notevole difficoltà da un punto di vista della gestione di tutte le variabili in gioco. Però quello che io posso dirvi è che sicuramente un'evoluzione di un bambino che magari ho conosciuto quando era piccolo e poi è diventato grande, io ho visto sicuramente una differenza nella consapevolezza sia da parte del bambino che magari era in trattamento farmacologico e sia della famiglia che conosceva qual era il proprio ruolo a fare la differenza sostanzialmente. Quello che mi domando è se l'intervento del punto 3 e punto 4 che riguardano in particolare la ricerca. Noi possiamo domandarci qual è il grado di riduzione del rischio di acuzie in funzione proprio del coinvolgimento attivo di queste famiglie. E il secondo punto, e poi ho terminato il mio percorso, è giusto si collega all'associazione genitori che vedo qua, sono d'accordissimo sul coinvolgimento dei pediatri, perché appunto anche nella vignetta che avevano fatto vedere prima, che aveva fatto vedere prima Gabriele, quando con Alessandra iniziavano un po' a sensibilizzare i pediatri. Secondo me è un cancello fondamentale. A volte bisogna accompagnare anche degli strumenti, quindi degli strumenti molto semplici che nel loro bilancio di salute, che può essere anche di 7-8 minuti, magari 12, riuscire a intercettare precocemente quali sono i segnali di rischio. E questo lo vedo fattibile. Ma la seconda fonte importante di segnalazione, informazione e sensibilizzazione, di nuovo torniamo sulle scuole. Cioè le scuole, gli insegnanti che imparano sempre di più, ma in questi 25 anni le cose sono cambiate molto fortunatamente, però non possiamo dire di essere arrivati ad un punto in cui ci sia davvero un riconoscimento precoce. Gli insegnanti che riconoscono che un bambino che, prima qualcuno lo diceva, che rompe le scatole, è un bambino che poi, se associato alla disregolazione emotiva, può diventare un bambino a rischio di sviluppare tutte quelle acuzie di cui abbiamo parlato oggi e rientrare in quel 23% che abbiamo visto essere un fattore di rischio importante. Per cui il mio contributo sicuramente non può essere legato al management del caso da un punto di vista medico, ma è semplicemente una sottolineatura rispetto a tutti i nostri interlocutori, o non so se chiamarli stakeholder, o comunque persone da coinvolgere a livello di sensibilizzazione e di formazione, che sono in primis i genitori, ma non da secondi vorrei mettere insegnanti e pediatri. Per cui, secondo me, questa è un'operazione culturale che dobbiamo continuare a fare anche a livello di pubblica. Mentre Gabriele parlava, mi rendevo conto che un tema che è tendenzialmente molto trascurato e a cui non abbiamo pensato neanche noi è la rilevanza del lavoro con le famiglie intorno all'acuzie, che è un evento altamente traumatico mediamente per le famiglie, ed è per questo che ho pensato che già in generale avremmo dovuto far partire per prima l'associazione, ma ci siamo disorientati. Sapete che facciamo quello che possiamo, siete pazienti con noi per questo, ma mi sembra che a maggior ragione sia importante a questo punto dare un po' la parola all'Associazione delle Famiglie. Grazie, ho avuto anche modo di vincere un pochettino l'emozione perché non è mai facile parlare in queste circostanze. Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito perché per noi famiglie è veramente molto importante essere ascoltati. Noi ci sentiamo spesso volentieri sempre molto soli e abbandonati, soprattutto dalle istituzioni, per cui diciamo che questo potrebbe essere un passo, una cosa importante per cominciare a vedere un po' di luce in fondo ad un tunnel. Io, vabbè, innanzitutto non so se tutti sapete la nostra associazione, di cosa si occupa, cosa facciamo.
Penso che chi è seduto a questo tavolo lo sa molto bene, ma magari chi ci segue o diciamo collegato non lo sa. La nostra si chiama Associazione Italiana Famiglia ADHD. Siamo tutti genitori con figli ADHD. Io sono mamma di un ragazzo adottivo di 25 anni, adottato quando aveva 1 anno e mezzo e diagnosticato a 6 anni e mezzo. Siamo tutti volontari, prestiamo la nostra opera soprattutto per dare supporto alle famiglie, siamo ovviamente presenti su internet. Noi ci preoccupiamo tanto affinché venga fatta tanta informazione, perché ci rendiamo conto che ovunque andiamo, pochi sanno esattamente di che cosa stiamo parlando. Ci accusano sempre di essere genitori poco presenti, che abbiamo i figli maleducati, teppisti e così via. E questo non è assolutamente vero. Per cui diciamo che l'obiettivo nostro fondamentale è quello sia di dare informazioni, sia di dare supporto alle famiglie che si rivolgono a noi, dando informazioni su dove si possono rivolgere per avere diagnosi e terapie. Però questo lo lascio da parte un attimo perché purtroppo è un tasto dolente. L'informazione noi cerchiamo di farla attraverso seminari nelle scuole, adesso poi con la fine della pandemia forse riusciamo, diciamo, a ritornare a farli. Organizziamo percorsi di parent training per i genitori perché è molto importante per i genitori riuscire a gestire la quotidianità e organizziamo anche percorsi per bambini, per di child training, per aiutarli a gestire anche in modo corretto le loro emozioni. Allora, io mi sto facendo un momentino portavoce di tutte le famiglie, diciamo, della nostra associazione, più che altro per segnalare tante, tante cose che non vanno bene. Perdonate la semplicità del mio linguaggio, ma la prima cosa, che è venuta fuori tante volte questa mattina, è la mancanza di risorse sia economiche ma soprattutto risorse umane. Questo per la presa in carico, per cui centri di riferimento, terapie, perché una volta avuta la diagnosi, obiettivamente non sappiamo a chi rivolgerci per le opportune terapie, per cui spesso e volentieri dobbiamo andare nel privato. Anche nel privato facciamo fatica a trovare persone che sono veramente competenti e purtroppo ci sono anche tante persone che si spacciano per competenti, quando invece non lo sono per niente e rischiano di fare danni maggiori. Ci sono liste d'attesa, l'unico termine che mi viene è allucinanti perché si parla di 1 o 2 anni di attesa, perché comunque mentre sulla carta ci sono tanti centri di riferimento, poi in effetti quelli operativi sono pochissimi. Si tende sempre a rimandare alle UOMPIA e non so se posso dirlo o no, ma tante volte la competenza, cioè non sanno neanche che cos'è la DHD, per cui anche questo diciamo diventa un problema. Un altro problema è quello che è stato toccato anche questa mattina della transizione. Se si ha la fortuna di riuscire a entrare, a essere presi in carico in una neuropsichiatria, poi compie 18 anni, improvvisamente la DHD sparisce, no? Per cui il problema è adesso dove andiamo? Anche qui il discorso si fa ancora più complicato ed è ancora più complicato se qualcuno, perché capita, ormai la maggior parte delle telefonate che riceviamo noi referenti sono di tanti adulti che scoprono questo mondo misterioso della DHD, ci chiamano, ma dove posso andare? Cosa posso fare? E qui niente, torniamo al punto di prima della mancanza di risorse e io obiettivamente mi sento molto in imbarazzo quando mi verrebbe voglia veramente di non rispondere più al telefono perché non so più dove mandare le persone, a chi, dove potete rivolgervi, non lo so sinceramente. Per cui problema della transizione, neuropsichiatria, psichiatria, questo è davvero molto importante. I ragazzi, soprattutto quando appunto diventano maggiorenni, e io purtroppo sulla mia pelle ne so qualcosa, spesso incappano in situazioni con risvolti legali, diciamo, per cui
spese legali, confronti con persone, giudici, tribunali, eccetera, dove anche lì non c'è, diciamo, molta informazione sul disturbo della ADHD, per cui la cosa, insomma, diventa sempre più complicata man mano che passa il tempo. Io mi ero fatta un po' di appunti, di cose da dire, della transizione. Ah, ecco, poi un altro problema anche è quando ci si rivolge al SERD. Ci si rivolge al SERD, anche lì non si riceve un attento esame della situazione che valuti anche la presenza della ADHD, ma viene proposto, queste cose che vi dico, ve le dico in base alle segnalazioni che abbiamo ricevuto dalle famiglie. Ecco, io personalmente al SERD non ci sono mai stata. Appunto ci riferiscono che viene proposto solamente un trattamento per il tipo di dipendenza e quasi mai i pazienti vengono inviati ai servizi psichiatrici per valutare anche il discorso della ADHD, invece tanto, tanto influisce. Per questo, cioè, da qui si evince che c'è tuttora una grande mancanza di conoscenza di questo disturbo, e a volte anche viene addirittura negato. Nel caso viene proposta la comunità, anche qui mi spiace dire solo problemi, ma anche qui le comunità accolgono, soprattutto in casi di tossicodipendenza, eccetera, non sono preparati per il discorso della ADHD, per cui anche questo è un altro passo da fare. Niente, vabbè, poi quello che dicevo prima, che poi una volta che ha avuta una diagnosi non si sa a chi rivolgersi, dove andare, e a volte dobbiamo andare nel privato, ma a parte quel discorso che dicevo prima, che è difficoltoso anche qui, non tutti hanno ovviamente le possibilità economiche di rivolgersi a dei professionisti privati. La mancanza di cure, di terapie adeguate è veramente un'arma a doppio taglio, perché ci sono chiaramente i casi meno gravi che bene o male si compensano, per cui magari riescono ad avere una vita più o meno, ma in tanti altri casi invece le cose sfociano in atti di delinquenza, in abuso di sostanze, crimini, insomma. Ripeto, io stessa ho avuto comunque dei, nonostante mio figlio sia seguito da quando è piccolo, comunque ho avuto a che fare comunque con la giustizia, perché comunque è difficoltoso per loro riuscire a controllare gli impulsi anche in età adulta. Per cui io spero davvero che questo sia un inizio. Ringrazio tantissimo la dottoressa Costantino per questo invito. Spero davvero che sia l'inizio di un percorso che, insomma, ci dia delle risposte. Scusatemi, grazie. Grazie mille. Maria Rosa, l'ho già vista alzarsi pronta. Buongiorno. Allora, io porto alcune riflessioni legate a un servizio territoriale, come chiedeva Antonella, che non ha un reparto di degenza e non è centro di riferimento per la ADHD. Allora, quello che riprendo brevemente sono i punti delle raccomandazioni, e sul primo punto, che è l'attenzione alla diagnosi, se non nell'acuzie immediata ma nel post-acuzie, mi sembra assolutamente pertinente, perché quello che avviene un po' anche da noi è un po' questo, cioè noi riceviamo pazienti dai pronti soccorsi o dai reparti di degenza, e sicuramente una parte di questi adolescenti che hanno un'associazione ADHD aveva già una diagnosi antecedente, diciamo così. Alcuni pazienti invece sono di nuovo accesso, e su questi pazienti vedo che anche gli operatori, pur dicendo, insomma, che hanno che questi insomma, gli adolescenti hanno tutti i segni di un progresso, insomma, possibile diagnosi di ADHD, poi alla fine in uscita quello che vediamo è che anche tra di noi, insomma, molto spesso la diagnosi è più di un disturbo psicopatologico. E sicuramente questo è importante invece, perché indirizza poi gli interventi successivi, e soprattutto anche nel passaggio poi la transizione all'età adulta è sicuramente condizionante. Quindi sicuramente è pertinente l'indicazione di, anche ai nostri servizi, di maggior attenzione a inserire
per questi pazienti anche un percorso specifico diagnostico per la DHD. Il punto invece diagnosi vi posso portare quello che abbiamo un po' sperimentato da noi, cioè noi diamo un accesso al servizio che viene tramite triage e quindi i pazienti vengono selezionati sia sulla base della, non so, che serve insomma non solo per dare la tempistica dell'ingresso in diagnosi, ma anche di essere insomma, affidati in un percorso psicodiagnostico mirato in un ambulatorio mirato. Ora, abbiamo visto insomma, che i pazienti che arrivano con ipotesi già all'inizio di sospetto di HD, in realtà più del 90% escono con diagnosi confermata di ADHD, ma negli anni, poi in linea con i dati della letteratura, un 40% appunto di questi pazienti manifestavano anche difficoltà negli apprendimenti scolastici. Quindi abbiamo integrato il percorso psicodiagnostico che già prevede insomma, la valutazione cognitiva e emotiva, anche con una valutazione per tutti questi pazienti degli apprendimenti strumentali sullo scritto dei casi. Questo perché? Perché questo, i dati della letteratura anche lo dicono, insomma anche nella DHD il successo scolastico, comunque la, diciamo, la consapevolezza di un'autoefficacia nella scuola è un elemento che può promuovere il benessere. Così pure per i pazienti, i ragazzi, i bambini insomma, che vengono immessi nel percorso diagnostico per disturbi degli apprendimenti, un 20% in uscita di questi pazienti avevano poi associata anche la DHD e per cui quando nel triage, oltre al problema principale per cui accedono al servizio, che è il disturbo dell'apprendimento, hanno anche dei segnali che ci riconducono in qualche maniera a un sospetto di DHD, anche per loro viene subito implementato nel percorso diagnostico tutta la batteria anche per la DHD. Questo ci permette di disperdere sicuramente meno le diagnosi e quindi essere un pochino più pertinenti diciamo con questo percorso diagnostico, mentre quello su cui siamo certamente carenti, questo non ho problema a dirlo, è invece sulla presa in carico più terapeutica, perché sicuramente non per tutti questi pazienti poi riusciamo a offrire percorsi di parent training, potential therapy, eccetera. Mentre per le indicazioni invece farmacologiche inviamo insomma il centro di riferimento a DHD che è per le varie insomma. Ecco, recentemente insomma leggevo questo articolo, un articolo uscito nel 2022 di Elisabeth Kanki che ha questo titolo: ci sono bambini ADHD resilienti? La risposta nell'articolo è sì. E questo mi fa molto riflettere sul fatto che sicuramente dobbiamo, che è un filone di ricerca abbastanza insomma, più nuovo, no? Nella resilienza della DHD, però sicuramente ci fa riflettere sull'importanza di lavorare sui fattori protettivi, sui fattori promoventi, il loro sviluppo. Fattori protettivi che probabilmente sono bambini che sicuramente pur avendo dei fattori di rischio elevatissimi nella prima infanzia, riescono comunque in qualche modo a trovare un adattamento maggiore. E quindi sicuramente il nostro sforzo, un po' come è stato detto anche un po' anche stamattina, dovrebbe andare molto di più in questa direzione. E aggiungo solo questa cosa, tra questi percorsi appunto di ambulatori mirati che noi abbiamo, ne abbiamo uno anche sul disturbo del linguaggio in età prescolare, quindi tornando indietro in età, quindi tra i 3 e i 5 anni, a cui affiscono un gran numero di bambini, perché parliamo di 130-150 bambini all'anno che affiscono in questo ambulatorio, che i nostri ambulatori sono gestiti con equipe multidisciplinari, quindi in cui ci sono già contemporaneamente più figure professionali, oltre al neuropsichiatra, che lavorano sulla diagnosi. Ora, in questo ambulatorio per piccoli, sicuramente più del 40% di questi bambini, abbiamo visto, hanno questi che stamattina un po' sono stati delineati come dei tratti dimensionali, cioè nel senso che hanno irritabilità, hanno disregolazione del comportamento, tutti questi fattori che rischiano di rimanere in sordina e di rimanere lì, cioè nel senso che cosa succede? Che molte volte questi bambini vengono poi messi nelle nostre liste attesa lunghissime in attesa di logopedia, vengono un po' lasciati, no? Quindi quello che è un po' lo sforzo che stiamo facendo un po' nel servizio è uno di prestare molta più attenzione alla diagnosi, all'approfondimento delle funzioni esecutive in età prescolare, che è un fattore sicuramente che ci può dare qualche indicazione più e di cui tener conto anche nei percorsi di terapia, ma soprattutto di tenere un pochino più monitorati questi bambini, quindi non lasciarli nelle liste attese in questo modo, perché lo sforzo potrebbe essere qua, di riuscire a intercettare quale potrebbe essere
il partner evolutivo prevalente, cioè di questi bambini che hanno queste caratteristiche. Già sappiamo che il disturbo del linguaggio, già letteratura lo dice, non so, che persiste 5 anni e mezzo, insomma, può avere una correlazione con gli studi psicopatologici per l'importanza che ha il linguaggio nell'adattamento sociale, ma cioè, sicuramente il fatto di riuscire a monitorare l'evoluzione di questi bambini che entrano in servizio in età molto precoce, insomma, ci può aiutare a intercettare più precocemente e a prevenire, perché il problema della prevenzione, essendo non un servizio territoriale, sicuramente, abbiamo stato detto anche molto stamattina, è uno dei principali, diciamo, nostre così, ambizioni, insomma, non sempre siamo così pertinenti in questo. È sicuramente l'ambito che però su cui ancora, io spero, insomma, che ci possano essere delle risorse maggiori da investire in questo campo, su interventi terapeutici, prima che sfocino, insomma, i problemi più importanti nella fase della scienza. Grazie Maria Rosa. Lo spunto di andare ancora prima della prevenzione di cui stavamo parlando mi sembra interessante, anche perché forse possiamo fare degli interventi a più bassa soglia e con minori risorse, magari gruppali, sulle competenze genitoriali, non intese in senso negativo ma in senso positivo, eccetera, eccetera. È certamente un filone importantissimo per la riflessione. Federico? Buongiorno a tutti, sono Federico Raviglione, ampia SS Tirolense, grazie ancora dell'invito. Ma poche considerazioni. Credo che la vera sfida sia il cambiamento. Io sono molto contento che ci siano anche qua degli psichiatri, perché, come abbiamo detto stamattina, è ovvio che fare diagnosi categoriale facilita ovviamente il compito dello psichiatra che fa la prima visita, però è anche vero che valutare una traiettoria è fondamentale, e quindi il paziente deve essere comunque valutato dall'inizio a 360 gradi, e questo non è facile perché per la traiettoria bisogna prevedere delle rivoluzioni nel tempo, che è una cosa che va a contrasto con ovviamente la quantità di risorse. Per usare un eufemismo, forse il neuropsichiatra deve diventare un po' più psichiatra e lo psichiatra deve diventare un po' più neuropsichiatra, perché ultimamente, quando stavamo rifacendo la rivoluzione del progetto che era 105, a un certo punto lo psichiatra diceva: ma noi facciamo la presa in carico del paziente. Allora, giustamente lo psichiatra dice: beh, la presa in carico, attenzione, no, facciamo la presa in cura o la presa in carico, che sono due cose diverse, no? E invece è ovvio che il paziente deve essere valutato nella sua complessità, nella sua globalità, a più step nel tempo. Noi abbiamo fatto una valutazione delle percentuali di pazienti allo scarico, quindi la dimissione, che poi venivano seguiti dal CPS, ed era soltanto il 15% dei nostri pazienti. Questo voleva dire che i pazienti droppavano l'aggancio al CPS, ma non perché non avessero più il problema che avevano prima e che quindi la neuropsichiatria avesse lavorato male, semplicemente perché non riuscivano ad avere quell'aggancio che avevano avuto nel servizio della neuropsichiatria prima. E questo vale per la ADHD, vale per un sacco di altre patologie che comunque sono un sommerso, per esempio il disturbo post-traumatico, la stress e una delle altre cose che è molto sottodiagnosticata. Quindi secondo me l'integrazione tra i servizi, anche il nostro cambio di mentalità rispetto alla valutazione del paziente, a partire dal disturbo dello sviluppo, che vuol dire poi si concatenano sempre l'uno con l'altro, l'abbiamo visto, l'ha spiegato molto bene Gabriele, che acquisiscono diverse traiettorie evolutive, sarebbe addirittura interessante tutti i pazienti seguiti dalla psichiatria da tutti, vedere a 50 anni che traiettoria evolutiva hanno avuto quei pazienti lì, perché probabilmente i miei pazienti droppavano e non avevano l'aggancio CPS, ma magari poi e non c'erano 18, voglio vedere a 35 o 40 se non trovano il CPS per qualche problematica. Quindi, e concludo facendo una piccola parentesi sulla questione farmacologica. È chiaro che noi, come dire, tutti i cambiamenti, perché appunto la vera sfida del cambiamento ha bisogno di tempo per essere attuata. E siamo un po', come dire, facciamo fatica, no? Tranne quando siamo obbligati poi a utilizzare anche la terapia farmacologica. E l'esempio più eclatante è ovviamente il pronto soccorso, no? Diciamo prima, come ha detto Carlo, giusto? È chiaro che quando poi sei in pronto soccorso, incredibilmente la terapia la dai. Sia che sia il primo accesso, che sia la prima volta che vedi il paziente, o anche quando lo vedi che già magari si. Allora bisogna fare una riflessione che all'interno della valutazione complessiva del paziente, ricalcolando la traiettoria evolutiva,
utilizzare la giusta strategia farmacologica e non, e questo vale sia nelle fasi di transition ma anche nelle fasi prima, perché come giustamente ha detto Gabriele e anche tanti altri, è chiaro che se un paziente lo trattiamo 11 anni e quindi migliori la sua qualità di vita a 11 anni, sarà un 16 anni diverso. Se arriva a 16 anni con il suo comportamentale, con grave possibilità in pronto soccorso, anche se poi io vedo molto faticosa, intanto l'aderenza alla terapia, la compliance, e soprattutto ha già strutturato, stratificato una serie di risposte negative, esatto, con vari studi post-traumatici che poi si possono pure associare a alcune sostanze, eccetera, che poi la cura di quel paziente, anche la presa in carico, è molto più difficoltosa. Quindi io penso che l'intercettazione precoce e anche all'interno di quelli che arrivano nel nostro soccorso sia un ottimo strumento di valutazione, anche che ci consente di modificare prima quello che facciamo. Okay? E quindi intercettarli sempre prima, ovviamente facendo, modificando un po' il nostro modo di pensiero, il nostro modo di anche di agire, insieme ovviamente a tutti gli altri servizi, SERD, come giustamente ha detto la mamma dell'associazione, SERD, psichiatria, perché sia un continuo. Tanto che io penso che forse adesso non abbiamo più 018, non facciamo 024, no? Allunghiamo un po' l'età, forse, perché l'adolescenza. Esatto, l'adolescenza si è allargata. Quindi, questa ottica di allungamento del tempo e integrazione dei servizi necessari. Grazie. Grazie Federico. Allora, prima di passare la parola a Carlo, faccio una piccola provocazione, nel senso che il rischio che noi corriamo è quello di dirci giustamente che dobbiamo approfondire meglio i quadri per poter definire le traiettorie evolutive, però quanto più noi approfondiamo i quadri, come diceva il buon Cochrane, quanto più togliamo risorse ad altro e soprattutto ai percorsi terapeutici che già sono un problema. Allora forse una delle sfide è capire bene quando e come, per quali livelli successivi è opportuno fare e quali approfondimenti, perché immaginare che un percorso diagnostico porti via 20 ore e zero ne abbia di terapeutico forse non ha tanto senso, a meno che questo mi cambi in modo molto significativo quello che faccio dopo. Forse potrebbe essere che abbia più senso andare per piccoli blocchi successivi e definire qual è il nucleo core della valutazione di partenza e quando e come aggiungiamo altri petali, nell'ottica della Margherita, di approfondimenti successivi nel momento in cui già dalla valutazione core emergono alcuni aspetti che mi fanno pensare che devo poi approfondire, perché questo mi cambierà gli interventi, le priorità di quegli interventi, le intensità di quegli interventi. Però ovviamente è tutto da discutere, da definire insieme e da capire, nell'ottica che nei nostri servizi dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio tra la parte di valutazione e la parte di intervento che già è così carente. Così la mia anima provocatoria purtroppo non riesce a stare quieta. Rita, Linda piccola, non me l'hanno dato. Carlo, ti passo il microfono. Allora, no, mi sembrava una provocazione, mi sembrava una giusta considerazione, perché il problema della diagnostica che poi non ha nei momenti di trattamento, un problema diffuso, è in me conosciuto nei nostri dipartimenti. Allora, io sono uno psichiatra adulti, dirigo la unità operativa di psichiatria aziendale di SST Lariana Como e il dipartimento di salute mentale e dipendenze, per qualificare la mia appartenenza, che include al suo interno, oltre alla psichiatria, le dipendenze, la neuropsichiatria infantile e la psicologia clinica. Quindi un dipartimento inclusivo, come tutti diciamo, anche poi per riprendere la cosa lanciata lì, ma significativa, dello 0-24 anni, che è un problema che chiaramente andrà ampiamente discusso, perché noi possiamo parlare di transizione di continuità, ma evidentemente se non cambia qualcosa anche dal punto di vista banalmente, dal punto di vista amministrativo, tutti gli sforzi che mettiamo in campo sono difficili da attuare. E questo abbiamo ovviamente richiesto. Il nostro dipartimento ha al suo interno un momento organizzato la transizione fra la neuropsichiatria infantile, con cui la psichiatria adulti collabora in diversi setting, tra cui quello ovviamente ospedaliero, e certamente una continuità poi ad aversi su tutte le altre aree che sono state
qui ricordate. Intanto complimenti per il lavoro, devo dire che mi ha molto attirato anche proprio l'aspetto di tipo pratico, a partire, non casualmente, io immagino, da quella che è l'acuzia psichiatrica. Questo secondo me è un punto nodale che riesce a far coagulare le forze di diverse, come dire, strutture, psichiatria adulti, neuropsichiatria infantili, laddove poi si creano anche dei problemi concreti. Quindi l'emergenza psichiatrica, così come è stata presentata con la prima raccomandazione, che dice pensa a ADHD, è qualcosa che per noi psichiatri adulti è fondamentale ed essenziale. Chiaramente io immagino che questo discorso si debba trasferire sull'area del peri-diciottennale, cioè quindi chi sta arrivando verso i 18 anni, ma quelli che poi ragazzi e ragazze alle porte del pronto soccorso, noi, senza l'aiuto, la presenza dei neuropsichiatri infantili, ci inducono a considerazione. Allora, credo che per quel che riguarda la psichiatria adulti è necessario fare un movimento di conoscenza e di curiosità. Una curiosità che peraltro nelle nostre teste, perlomeno mia e dei miei collaboratori, perché noi vediamo arrivare in ospedale situazioni che nella nostra lunga storia di pratica psichiatrica non avevamo mai visto. Quindi abbiamo veramente un problema di inquadramento. Mi piace fare riferimento a un'immagine, quella di boccioni, movimenti sfrangiati, dei contorni sfrangiati, perché la psicopatologia che noi vediamo non è assolutamente più la stessa. E allora sta cambiando qualcosa, è sotto i nostri occhi, non abbiamo dei paradigmi così definiti. È importante che si unisca clinica, ricerca, ricerca epidemiologica. Quindi mi piace anche, scusate, magari non sto dicendo, i quattro punti, no, che partono dalla pratica clinica, che poi mettono insieme la possibilità di traslare dalla ricerca alla pratica clinica e viceversa, perché altrimenti, per come sono messi i nostri servizi, l'interesse è paragonarli allo zero, no? Voglio dire, sono molto diretto. E quindi il fatto che si sia partiti dall'emergenza è centrale, è essenziale. Noi abbiamo un centro ADHD e screeniamo tutti i pazienti che arrivano nei nostri CPS, tutti i nuovi pazienti, e negli altri setting, nei SERT, anche in SPDC, anche se in SPDC questo è più difficile. Fare questo lavoro sui pazienti nuovi produce la possibilità di diagnosticare, e mi dicono sui 2/3 degli invii al centro di HD di Ossuccio vi è una conferma. E ovviamente quei pazienti adulti non diagnosticati, per cui la clinica ci fa tirare su le antenne. Quindi questo è da collegare ovviamente accanto a tutti i pazienti per i quali si fa transizione da una neuropsichiatria infantile che ha un'area ADHD dedicata. Però la transizione, e ne parliamo ormai in continuazione, e Regione Lombardia ne parla continuativamente, richiede tutta una serie di questioni che non sono secondarie, know-how, preparazione. E allora, transizione verso che cosa? Quindi io devo andare verso dei luoghi che siano appropriati. Ho sentito cosa diceva la rappresentante di AIFA, sono tutte cose significative e vere, che poi possono essere riprodotte per altre condizioni patologiche, DCA, autismo, insomma tutto quello che voi sapete. E vado a chiudere dicendo che la possibilità di trovare momenti di alleanza su un'area su cui è necessario investire delle risorse, perché noi spendiamo moltissime risorse per situazioni, tra virgolette, croniche. Voi sapete qual è la quota parte di risorse che la Regione e in generale la situazione nazionale dedica in ambito di psichiatria adulti alla residenzialità. Siamo sull'ordine del 60-70%. Quindi bisogna riconvertire queste risorse che abbiamo facendo un investimento sulla possibilità. Io parto dai 18 anni su, ma è evidente che bisognerà fare tutto il lavoro delle traiettorie, del conoscimento precoce su cui nulla dico. Quindi risorse meglio utilizzate, quelle che abbiamo, al di là delle nostre lamentele. Però poi anche un po' lamentarci per poter dire che il 2.8, lo dicono tutti, lo ripeto, per la salute mentale, mentre dovremmo avere il 5%, non è assolutamente sufficiente. Perché altrimenti facciamo delle proposizioni che poi non hanno una ricaduta di tipo pratico. Grazie. Grazie Carlo. Passerei la parola direttamente a Marco Riglietti. Grazie Antonella, grazie per l'invito. Un peccato non aver partecipato alla mattinata, ma l'invito è arrivato davvero troppo tardi. Molto bene anche per me le vostre raccomandazioni, mi piacciono, mi piace la struttura, mi piacciono le considerazioni. Io faccio
Sì, mi presento magari. Sono direttore dell'unità operativa dipendenze e anche coordinatore dell'unità operativa dipendenze di Regione Lombardia. Parliamo di consumatori di sostanze e parliamo quindi, da un punto di vista della letteratura, di dati della letteratura che parlano dal 15 al 20% nei consumatori di sostanze di diagnosi di DHD. E se analizziamo più in profondo, cioè se andiamo sugli psicostimolanti, parliamo del 35-40%. Questi sono i dati di letteratura internazionale, perché di dati italiani ci sono veramente pochi. Questo quindi la dice lunga su una serie di considerazioni. E la prima considerazione che faccio è proprio quella che riguarda, perché da sempre ho seguito un po' le discussioni sulle prescrizioni del metilfenidato in Italia, riguarda proprio quello, nel senso che più ritardiamo e più riflettiamo se sia necessario o meno fare prescrizioni farmacologiche e più gli adolescenti e preadolescenti impattano con le terapie autonome, quindi utilizzano cocaina. E qui a questo punto possiamo discutere. Vi prego però di riflettere, perché questo è un po' l'appunto che faccio ai colleghi del Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze: quando parliamo di sostanze evitiamo di massificare, sono tutti tossici. Non sono tutti tossici, ci sono tossici, sono consumatori di sostanze, le sostanze non sono mai utilizzate a caso, mai. Quindi se c'è una sperimentazione iniziale per cui uno fa passare una serie di sostanze che trova in commercio, si fissa poi su quelle sostanze che in qualche modo rispondono ai propri bisogni. E in questo caso ovviamente troveremo le persone che impattano sulla cocaina, ma che impattano sulla cocaina e poi impattano sulle altre sostanze, perché diventano dei maestri dal punto di vista della gestione farmacologica, delle altre sostanze che in qualche modo riequilibrano gli effetti delle sostanze stesse. Quindi con loro bisogna sempre ragionare e soprattutto bisogna sempre ascoltare. L'altro punto che mi preme sottolineare, visto che si è parlato di transizione, visto che su molte parti siamo coinvolti tutti, credo che il limite non sia tanto un limite organizzativo, anche per carità di Dio, ma sia un limite, come dire, di disponibilità clinica nei confronti dei colleghi, perché il primo punto, il primo passaggio dovrebbe essere: caro collega, tu che sei l'esperto, perché tu neuropsichiatra o psichiatra sei l'esperto di ADHD, ti chiedo una consulenza. E non per questo io ti sto scaricando un pacco, e viceversa, assolutamente viceversa. I miei colleghi dico sempre: ma se dalla psichiatria mi arriva un paziente che è schizofrenico e tabagista e tu ti occupi di sostanze, perché non lo devi trattare? Perché è un malato psichiatrico? No, allora, consulenza, maggior capacità di dialogo, di consulenza, per poi costruire magari livelli iperspecialistici, se abbiamo le risorse, perché qui poi è un gioco delle tre tavolette, lo sposto di qui per metterlo di là, ma insomma tre tavolette sono e non è che aumentano i numeri. Quindi capacità di essere un po' più duttili da un punto di vista organizzativo, ma soprattutto a livello personale, perché qui coinvolgo davvero tutti i colleghi, maggior disponibilità a rispondere alle richieste di consulenze di altri, perché in qualche modo ti riconoscono l'essere specialista. L'ultimo punto che volevo citare è quello che in realtà ho citato prima, e cioè attenzione alla questione dello stigma, che vale per tutti noi, vale veramente per tutte le nostre branche, col rischio di massificare il paziente psichiatrico piuttosto che il bambino con problemi, piuttosto che il tossico. L'individuo è l'individuo, tutti sottolineano le potenzialità, le criticità delle singole individualità all'interno di magari contesti diagnostici anche ben definiti, ma che, come dicevate molto bene prima voi, hanno delle traiettorie che possono essere molto diverse, possono anche essere molto, come dire, intercettate a livelli diversi, e qui la capacità di attivare delle antenne. In particolare, adesso con Carlo siamo dentro il tavolo di Regione Lombardia, il ragionamento è quello di
ragionare rispetto all'ADHD, visto che stiamo parlando di questo, per quanto riguarda le dipendenze è necessaria sicuramente un approfondimento, una formazione, direi di primo livello. Non sto parlando di formazione specialistica, gli iperspecialisti sono qualcun altro, ma la capacità di intercettare precocemente persone che arrivano ai servizi per altre questioni, perché arrivano magari prima da me perché consumano sostanze, ma avere la capacità di intercettare e quindi di identificare delle traiettorie più corrette credo che sia fondamentale. Direi che mi fermo qui per non tediare ulteriormente. Grazie. Grazie Marco. E ora l'ultima partecipante alla tavola rotonda, Cristina Maggia, che è, dicevamo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Minorili, ma anche presidente del Tribunale dei Minorenni di Brescia, che abbiamo un po' tirato per i capelli a una tavola rotonda che sembrerebbe essere più da clinici, ma in realtà il tema ADHD, ADHD acuzie, anzi acuzie e ADHD, è un tema che si intreccia moltissimo con le vicende del Tribunale per i Minorenni, sia nell'ambito più vasto della tutela che anche, ben sappiamo, nell'ambito penale, e da questo punto di vista le riflessioni, in effetti nelle raccomandazioni non emerge perché non abbiamo analizzato anche questo aspetto del dato, però il tema che in quella sottopopolazione gli intrecci sono rilevanti è certamente un tema determinante, ecco, anche perché voi sapete che ci sono degli studi nel penale minorile che ci dicono che come dire, le percentuali di soggetti con una diagnosi, tra le altre, di ADHD, oltre che con le altre diagnosi psicopatologiche, è altissima, e altrettanto nel circuito del penale minorile più ampio e non quindi solo direttamente dentro il carcere. Quindi è un'interlocuzione che in senso costruttivo è fondamentale mettere in campo. Io ringrazio ancora Cristina anche perché invece a mia volta mi hanno coinvolta in uno dei loro convegni annuali proprio per provare a mettere insieme in modo costruttivo i punti di vista, e quindi se in qualche modo dentro anche a questo tema delle raccomandazioni riusciamo ad aggiungere qualche sfumatura da questo punto di vista. È vero che forse non c'era nei dati, ancora non abbiamo finito l'analisi più iper dettagliata e magari qualcosa ci troveremo, ma le raccomandazioni in un ambito come questo sono anche frutto del consenso degli esperti e della discussione con i colleghi in senso lato, non solo quelli della stessa area professionale. E quindi grazie Cristina di essere qui e di portarci le tue riflessioni. Buonasera, ringrazio Antonella di avermi presa per i capelli, effettivamente mi sono catapultata da Brescia per trovarmi come un carciofo in una serra, nel senso che mi sento completamente fuori, quindi perdonerete se parlo di un'altra cosa, di qualcos'altro. Quindi vi porto il punto di vista dell'autorità giudiziaria minorile, e comunque credo fortemente nella ricchezza del confronto e del dialogo tra diversi, perché la diversità è sempre una ricchezza. Tra l'altro ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi, all'interno dei quali ho trovato dei fili che mi sono annotata e che ho riconosciuto, l'ultimo, quello dello stigma per esempio, ma comunque molti altri. Allora, brevemente, che cosa fa un tribunale per i minorenni? Non so se lo sapete, si occupa di minori che siano autori di reato nel settore penale, con uno strumento che è il nostro processo penale minorile, che è uno strumento ormai antico perché risale al 1988, ma di grandissima civiltà, nel senso che privilegia il recupero del ragazzo e l'individuazione dei bisogni che hanno portato a questa richiesta di attenzione, che crediamo sia la commissione di un reato, piuttosto che la sanzione. Per l'Italia poi di questi tempi è veramente qualcosa di notevole, e continuiamo a tenercelo stretto, non lo diciamo troppo in giro perché se poi lo scopro. E quindi al contempo ci occupiamo di minori invece vittime di famiglie disfunzionali, quindi della patologia della famiglia. Ho sentito parlare oggi
della necessità della collaborazione delle famiglie, che è fondamentale, ma i nostri ragazzi, le famiglie, non ce le hanno quelle che collaborano, quindi sono proprio gli ultimi degli ultimi. In questa fase storica è assolutamente emergenziale. Io faccio questo mestiere dal 1993, prima ho lavorato tanti anni in Liguria, dove la compagine sociale è molto diversa da quella della Lombardia orientale dove lavoro adesso, e vedo che c'è proprio un'escalation di disagio fortissima tra i ragazzi. Un disagio che non saprei definire, non ne ho gli strumenti, ma queste azioni aggressive di attacco al corpo dell'altro, non per ragioni di impossessamento. Loro non vogliono il telefonino di quello che stanno rapinando. È una forma di sfogo della rabbia e di sfregio nei confronti di qualcuno che loro pensano sia meglio di loro, sia dotato di maggiori chance. In una società che sappiamo privilegia sempre l'apparire e dover essere visti a tutti i costi. Quindi lo sappiamo, vediamo i telegiornali, è inutile che vi insegni qualcosa. Però trattare questi ragazzi è difficilissimo, perché non sono dichiaratamente patologici, ma hanno dei comportamenti che sono tali e che non sono mai stati intercettati. Nel nostro territorio abbiamo la presenza di 135 etnie diverse, e questo appunto è una ricchezza, dall'Estonia all'Africa subsahariana, alle Filippine, con ragazzi di tutti i colori del mondo che parlano con l'accento bergamasco, ma dentro si sentono a cavallo tra mondi che non comunicano, quindi a casa hanno situazioni di famiglie culturalmente molto arretrate, che hanno una discreta situazione economica, hanno lavoro, ci sono le fabbriche, ma però non hanno avuto questa conseguenzialità nell'inserimento, nell'integrazione, nella comprensione che questo è un mondo diverso. E fuori che cosa trovano? La legge del denaro, chi ha più vestiti, più scarpe, più macchine, quello vince, quello che ha più followers. E quindi questa loro fatica dell'essere, non capire chi sono, poi spesso provoca agiti molto aggressivi, molto violenti. In questo periodo abbiamo un'escalation di situazioni penali importanti. E allora cosa succede? Lo dico perché ho sentito e capisco che nel vostro settore si debba affrontare le questioni in maniera approfondita, facendo delle diagnosi accurate che richiedono un tempo per arrivare poi a decidere qual è la cura, ma noi questo tempo non ce l'abbiamo. Quindi quando ci arriva una segnalazione di reato e pensiamo che non dare uno stop forte a questi ragazzi sia pericoloso per sé e per gli altri, per la collettività, dobbiamo emettere delle misure cautelari che vanno realizzate immediatamente, non c'è il tempo del confronto. Quindi, e non abbiamo luoghi. Il carcere è l'ultima spiaggia, e devo dire con un certo orgoglio che nella Lombardia orientale si fa un uso modestissimo del Beccaria, che è strapieno di ragazzi della Lombardia occidentale. Noi siamo più buoni. E cerchiamo però, siccome le altre misure cautelari utilizzabili sono, oltre al carcere, la collocamento in comunità o la permanenza in casa e le prescrizioni. La permanenza in casa presupporrebbe una capacità contenitiva dei genitori che non esiste. Quindi la scelta ricade sempre sull'inserimento comunitario. L'inserimento comunitario sconta un'assenza di comunità adeguate e una differenziazione netta tra le comunità educative e le comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche sono, appunto, l'altro giorno mi raccontavano che una diagnosi di un ragazzo, disturbo, adesso non so se sono corretta nel modo di esprimermi sanitario, insomma, disturbo antisociale della condotta, quindi un disturbo psichiatrico, ma le comunità terapeutiche non accolgono questo genere di pazienti. E allora chi li accoglie? La comunità educativa è una specie di grande famiglia con degli educatori poco formati, in genere mal pagati, giovanissimi e terrorizzati dalla violenza di questi ragazzi che di notte si chiudono a chiave in camera e fuori succedono cose tremende, quindi ragazzine che restano incinte, promiscuità, di tutto e di più. Quindi, quando ho letto delle raccomandazioni le condivido tutte, la prevenzione è un pallino mio estremo, il fatto di fare cultura nelle scuole, che sono ancora molto indietro nell'individuare i sintomi precoci di questi comportamenti, sui quali anch'io non mi sento di dare, penso che sia molto importante andare cauti e non disegnare dei modelli. Cioè noi siamo in una società che ha continuamente alla ricerca di binari
sui quali vivere tranquilli e non azzardare scelte un po' troppo autonome, un po' troppo responsabili. Ma questi binari poi costringono, sono anche delle carceri, quindi se noi individuiamo il bambino fin dai 6 anni come portatore del disturbo dell'attenzione che poi potrebbe esitare, eccetera, 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 forse in realtà è solo un bambino un po' vivace, un po' monello, che l'insegnante tollera male. Ecco, c'è sempre di più questo massiccio invio alla sanitarizzazione, non per ridurre la portata dei vostri interventi, ma sembra che tutti coloro che escono dalla cornice, perché appunto non hanno dei genitori abbastanza educativi, perché hanno avuto esperienze di vita altalenanti tra un mondo che è l'africano e poi arrivano catapultati nella provincia di Bergamo e quindi sono agitati, non sono portatori di un disturbo, sono bambini che hanno bisogno di quiete e di capacità di autorevolezza adulta. Altro ingrediente che manca sempre di più. Quindi è un tema difficilissimo che non può essere trattato in un modo o in un altro. Mettiamoci insieme a ragionare. Allora, che cosa vi si chiede? Se potete farlo, se ci potete aiutare, noi adesso abbiamo un tavolo abbastanza faticoso, lasciatemelo dire, con la Regione Lombardia, sulla necessità di comunità attrezzate e la sensazione che si sprechi un sacco di tempo, un sacco di parole senza mai arrivare da nessuna parte. È un anno che lavoriamo e abbiamo partorito un indirizzo mail, Antonella, lasciamelo dire, cioè non ho tempo da perdere, quindi. Allora ci si dica non abbiamo soldi da spendere, non vogliamo lavorare su questo tema, vabbè, ce ne stiamo. Che cosa serve quindi? Canale privilegiato per i minorenni che hanno attenzionati dal Tribunale minorenni, soprattutto in sede civile, quindi quei bambini che hanno famiglie disfunzionali, maltrattanti, trascuranti e che non hanno il genitore bravissimo come la signora che porta suo figlio in tutti i posti possibili perché guarisca, no? I nostri sono bambini che non hanno nessuno che li guarda, quindi hanno diritto ad avere un canale preferenziale. Altrettanto quelli ormai grandi, si diceva poco fa, di come è difficile trattare un sedicenne, perché il sedicenne ha già acquisito un modello operativo di funzionamento di un certo tipo, non ha nessuna motivazione alla cura, la motivazione è l'obiettivo del nostro lavoro, quindi non si può pretendere che siccome lui non è consenziente, allora non curiamo. Lui non sarà mai consenziente, lo abbandoniamo? Non lo so. Quindi cerchiamo di forzare questa motivazione con tutti i nostri strumenti. E quando sarà consapevole che è cambiato, che gli interventi sono serviti, allora noi saremo felici. E abbiamo gli strumenti del processo penale per fare tutto questo, perché le messe alla prova sono veramente qualcosa che ha portato nel processo degli adulti, l'hanno inventata qualche anno fa, ma noi è dall'88 che nel silenzio generale, per fortuna, non ce l'hanno lasciato fare. Quindi, chiediamo che sia compresa la nostra, a volte, urgenza. Il fatto che noi, se un ragazzo, tutte le comunità lo buttano fuori perché è esageratamente aggressivo, intemperante, e a casa c'è una mamma da sola che lavora dalle 6 del mattino alle 6 di sera e che non ce la fa tenerlo, dove lo mettiamo? Ecco. Ah, ma è qui, è in pronto soccorso, è per un sacco di tempo, è in reparto, ho capito, ma dove me lo porto a casa io? Cioè, no, questi ragazzi non sappiamo davvero, è una situazione gravissima. È vero che adesso, diceva Antonella, un po' cattiva, che i ragazzi hanno capito e quando fanno finta di fare i matti per uscire da Beccaria, di andare in comunità e poi scappare dalla comunità. Non sono così numerosi, devo dire che veramente... Io percepisco molto di più la sofferenza del non aver avuto che non la furbizia del trovare delle strategie. Però la situazione è assolutamente emergenziale e richiede degli interventi importanti presto. La sensazione che ho io è che il mondo adulto non abbia ancora capito dove stiamo andando. Stiamo andando verso un disagio giovanile che credo non... di non aver mai visto, insomma c'è una rabbia latente per svariate ragioni che non sto qui a dire, che mi fa paura. Basta, forse ho parlato anche troppo, magari volevo dire le ultime cose, quindi canali preferenziali, comunità educative che abbiano la possibilità di avere un appoggio di neuropsichiatria disponibile e quindi qual è il tema spesso? Il ragazzo in comunità educativa risiede in provincia di Mantova, è stato collocato in una comunità di Bergamo. E la neuropsichiatria è quella del luogo di residenza, ma non è possibile. Cioè ci vuole una neuropsichiatria vicino alla comunità,
che crei un canale di fiducia con gli operatori che possano così formarsi. Formazione a questi operatori, che non drammatizzino tutto e che sappiano affrontare in maniera un po' più forte le acuzie che chiaramente accadono. E una comunità, sarebbe l'ideale, di prima accoglienza, dove noi collochiamo gli arrestati, che poi dopo un mese ti dica serve l'altra comunità, può tornare a casa, può fare questa terapia, piuttosto che andare da un'altra parte. Questa cosa che per esempio, ho detto, Antonella, esiste a Bolzano, dove hanno 4 ragazzi e un sacco di soldi, c'è questa comunità ottima, dove stanno un mese e poi, una volta che li hanno studiati, trovano le soluzioni. Però comunque il fatto che io sia qua è già una cosa molto positiva, grazie. Grazie Cristina. Direi che effettivamente il tema dell'area educativa, delle comunità educative, di come oggi ci sia una crisi molto significativa, sia in termini di risorse che di formazione, che di competenze, che di tariffe che non sono sufficienti a coprire quello che sarebbe necessario, è certamente un tema importante, come il tema della comunità di transizione è un tema importante. Regione Lombardia si è candidata ad aprire una delle 3 comunità di transizione che sono ipotizzate a livello nazionale sull'ambito del penale. Servono anche interventi un po' più mirati, anche brevi, proprio specifici su quella tipologia di utenti che hanno questo tipo di caratteristiche, che potrebbero essere poi non solo del penale, ma le caratteristiche del disturbo della condotta e della facilità, l'escalation comportamentale, che hanno bisogno di interventi magari per un tempo più breve, ma intensivo e mirato alla costruzione di un nuovo percorso prima di un riorientamento altrove. Il confronto è prezioso, anche perché evidenzia i bisogni emergenti, alcuni li intercettiamo noi, altri li intercettano altri, e sicuramente questo è un tema molto rilevante. Il primo giro di tavolo è finito, passerei la parola a Gabriele Masi prima di aprire la discussione con il pubblico, sia qui che a casa, insomma, in remoto. A casa è un brutto termine. Grazie Antonella, ci sono stati moltissimi spunti, volevo partire da quello più intenso che è l'ultimo. Mi sentite, spero, Antonella, se mi dai una conferma sul fatto che mi si senta? Ok. L'ultimo contributo ovviamente che è particolarmente importante perché tocca quella quota, magari non è la maggioritaria ma è certamente la più drammatica, dei pazienti che sono al confine con la giustizia. E io mi ricordo anni fa avevo partecipato, la Regione Toscana aveva definito un tavolo che analizzava tutto il percorso, oggi si parla di percorsi, è la parola chiave, che andava dal ragazzino agitato, quindi come organizzare nelle ASL per una micro equip che andava a casa e gestiva l'acuzia a casa, il 118, il pronto soccorso, l'ospedale, e poi dopo l'ospedale il ritorno nel territorio, però c'erano gli ultimi 2 pezzi. Uno erano le comunità immediatamente post-acute, cioè per ragazzini che non erano ancora in condizioni tali da poter tornare a casa, avevano bisogno di una fase ancora, tra virgolette, psichiatrica, ma non più nell'ospedale per non intesare i posti. E poi l'ultima cosa di cui si parlava, le comunità ad alta o altissima intensità, cioè quelle che abbiano delle capacità di gestire situazioni che siano le situazioni in cui aspetti esplosivi sono dominanti e l'alternativa è tra il carcere minorile e la comunità. E questo è diventato l'elemento su cui appunto anche la Regione Toscana, che insomma da questo punto di vista non è certo l'ultima, ma le altre ci sono. Ci sono alcuni modelli europei, credo che in Germania l'abbiano un pochino trovata un po' una quadra da questo punto di vista, con delle strutture che sono al contempo abbastanza terapeutiche ma anche sufficientemente contenitive per non avere persone che si chiudono la notte in camera per paura di essere loro stesse aggredite. Questa è la parte che attualmente è in fase di esplosione. Io sono completamente d'accordo e questo fa parte, è uno degli aspetti dei vari di cui parlava Carlo Fraticelli, di come la psichiatria è cambiata negli ultimissimi anni. Un aspetto è questo e molti di questi sono effettivamente, noi l'abbiamo notato,
stamattina forse ne parlava un attimo anche Maria, quello che, di cui faccio riferimento è gli immigrati di seconda generazione, non quelli di prima, ma quelli di seconda generazione, che a volte in questa fase di mancata collocazione anche identitaria o culturale in qualche modo entrano in questo percorso. Si è creata una situazione che è un po' una perversione di quello che avevo detto stamattina, cioè una cattiva utilizzazione di quello che avevo detto stamattina. No, stamattina dicevo, ci sono ragazzi che hanno disturbi gravi del comportamento con una componente di disregolazione emotiva, di rabbia, di depressione, di ansia, di tristezza, di aggressività, e poi ci sono gli altri che invece sono quelli più callous and emotional, meno empatici, più freddi, con scarsa capacità di entrare in risonanza emotiva con le cose che fanno, che sembrano dei blocchi di marmo, contro i quali sia gli interventi di rinforzo positivo che quelli di rinforzo negativo sembrano rimbalzare. E in alcuni posti questa distinzione ha creato questo approccio, cioè se uno è caldo va in strutture di tipo psichiatrico, se uno è freddo va in strutture di tipo carcerario, ed è una, ovviamente, la soluzione peggiore per una impostazione che invece dovrebbe essere quella che invece dovrebbe consentire, su questa distinzione, di dire quelli più freddi sono quelli su cui noi dobbiamo fare una lotta contro il tempo. È vero che a 16 anni alcuni di questi sembrano dei blocchi di marmo, a volte anche a 13 anni sembrano dei blocchi di marmo, a 8 anni, a 9 anni, alcuni sono già così, perché non è solamente la cultura, l'ambiente, eccetera, ma anche le relazioni precoci e alcune caratteristiche personologiche che li rendono tali, e su questi dovremmo cercare di agire, ovviamente, nel tempo. Individuare, ora mi sento un pochino più in disaccordo su quella, così, quel dubbio che la dottoressa diceva sulla distinzione tra i vivaci e i patologici. Questa era una cosa vera, ma una ventina d'anni fa, oggi abbiamo fatto qualche passetto in avanti nell'individuare la distinzione tra chi è vivace e chi è patologico. Ed è importante intercettare le tipologie di quelli che sono altro. Stamattina io facevo una stadiazione del rischio antisociale, ed è una stadiazione basata su dei dati abbastanza condivisi dalla letteratura. E questa stadiazione ci può consentire di riuscire. Tutto questo discorso per dire però che alla fine, quando la dottoressa ha una persona che è in condizioni drammatiche e chiede qualcuno che l'accolga, non trova nessuno. La stessa cosa la può consolare, ce l'abbiamo noi, quando a volte ci arrivano nel nostro reparto di psichiatria d'urgenza ragazzini di questo tipo, che sono in totale, completa scompenso, ma questa tipologia dello scompenso, non la tipologia dello scompenso sofferente, ma la tipologia dello scompenso, quello più anempatico. Questi sono quelli sui quali la necessità di strutture di questo tipo è veramente importante, perché altrimenti quelli saranno ragazzini che inevitabilmente prenderanno la strada della criminalità. E questi sono gli ultimi colpi che noi possiamo avere per costruire delle strutture terapeutiche di questo tipo. Non ho una soluzione se non accodarmi al fatto che questa è un'esigenza tra le più drammatiche. Ripeto, non riguarda una popolazione enorme, anche se è una popolazione in crescita, però è certamente una delle situazioni più drammatiche. Alcuni modelli internazionali, credo, ripeto, io non conosco in maniera stretta, però credo che in Germania alcuni modelli di questo tipo, che mettono insieme consistenza di tenuta e approccio terapeutico, psicoterapeutico, che non siano la distinzione ospedale o carcere, ma che siano qualcosa di un pochino più elastico, questo si possa fare. Però è una situazione veramente drammatica. Questo è uno degli aspetti per i quali la psichiatria sta cambiando. Io credo che, come diceva Carlo Fraticelli prima, oggi alcune delle cose con cui noi ci troviamo a avere a che fare sono cambiate, a parte le sostanze, diceva prima anche il collega del CERD, sono cambiate le sostanze come sono oggi, sono diverse da come erano le sostanze 20 anni fa. Oggi non c'è più il tossico, l'accesso è a 11 anni, e chiaramente un ragazzino che comincia a avere situazioni di questo tipo a 11 anni, a 12 anni, a 14, 15 è diverso rispetto a come era il tossico di qualche anno fa. Ci sono le dipendenze comportamentali, c'è l'enorme
enorme problema delle condotte autolesive, che è diventato virale. Sono tutte cose molto collegate alla DHD e a come la DHD penetra nelle urgenze. Le condotte autolesive, suicidarie e non suicidarie, peggio ancora quelle non suicidarie, sono diventate. E poi c'è un altro elemento di come la DHD, questo oggi ne abbiamo maggiore consapevolezza, deformi le categorie diagnostiche che noi conosciamo. Ripeto, dicevo stamattina, i bipolari con la DHD sono bipolari particolari, completamente disorganizzati, completamente caotici e completamente incapaci di prevedere le conseguenze delle loro azioni, perché hanno la DHD oltre alla componente bipolare. Un bipolare non necessariamente è così. Noi citiamo spesso l'esempio che a Yalta 3 su 4 erano bipolari, da Stalin a Churchill e a Roosevelt, ma certamente non erano disorganizzati e non erano ADHD, presumibilmente. I nostri sono fatti in un'altra maniera, i depressi con la ADHD sono fatti in un'altra maniera. E un'altra cosa che ha cambiato il mondo, il concetto di disturbo dello spettro autistico con ADHD, che ci fa vedere dei pazienti nuovi che noi oggi chiamiamo in un modo che è diverso da come li avremmo chiamati anni fa, e tutto questo ci porta a ridefinire un pochino le nostre categorie, e lo possiamo fare solamente se ci mettiamo appunto a costruire questi ponti a doppia direzione tra la psichiatria infantile e la psichiatria degli adulti. L'elemento della precocità del contatto con le sostanze è, da questo punto di vista, assolutamente drammatico, insomma, in questo senso, e certamente sempre più crescente. Torno indietro su qualche altro aspetto, che erano i due aspetti da cui eravamo partiti, quello che citava sia Sara ma poi anche Gianmarco, che saluto, che era l'aspetto della formazione. L'aspetto della formazione ci riporta indietro, insomma, alle origini del problema e alla possibilità di fare qualcosa per la prevenzione. Certamente bisogna mettere insieme prevenzione e gestione dell'immediato, perché se si fa solo prevenzione, la dottoressa giustamente dice, io però questi pazienti, queste persone, cosa ci faccio? Però la prevenzione non si può negare. Il discorso dei pediatri è molto molto importante, sia a livello, a vari livelli, i pediatri che gestiscono le urgenze, perché oggi in molti posti i pediatri sono chiamati a gestire le urgenze nei posti dove non ci sono letti dedicati, i pediatri che fanno la diagnosi di sospetto precoce su disregolazioni emotive, su ADHD, eccetera. Il discorso degli insegnanti è molto più delicato ed è molto più complicato. Io su questo non ho delle soluzioni molto molto chiare da questo punto di vista. Sui pediatri effettivamente un po' di più. E poi il discorso che diceva ovviamente la signora dell'AIFA sul discorso della famiglia, questo è indubbiamente... Nell'AIFA, io purtroppo per età ho fatto tutta la storia dell'AIFA dal suo leggendario fondatore Raffaele D'Enrico, persona meravigliosa che fondò l'AIFA diversi decenni fa, fino alla Stacconi, eccetera. E hanno avuto un ruolo che è stato un ruolo cruciale nell'aiutarci a gestire, a volte in maniera anche molto disinteressata, a gestire queste situazioni. Però, e questi sono tutti aspetti che certamente nelle raccomandazioni, la formazione, e anche, ripeto, questo elemento del cambiamento, non è solamente noi che cambiamo il nostro approccio dimensionale, categoriale, per renderlo più aderente alla realtà, ma è proprio la patologia che oggi sta assumendo delle caratteristiche molto, molto, molto diverse. E io, che purtroppo di anni ce n'ho abbastanza, me la vedo cambiare sotto il naso e oggi chiamo dei pazienti in un modo diverso da come li avrei chiamati 15 anni fa, li curo in un'altra maniera diversa e ne individuo dei percorsi che sono diversi rispetto a quelli del passato, ecco. E in molte di queste situazioni qui la DHD ha effettivamente un ruolo, ripeto, insisto, le dipendenze comportamentali, computer, eccetera, le sostanze, le condotte autolesive sono tre elementi e il rapporto tra disturbi dello spettro autistico e ADHD, e quindi alcuni degli elementi di questo cambiamento, ecco. Ho messo insieme un po' di cose diverse. L'ultima la sottolineo perché non mi ricordo chi ne ha parlato, ma è veramente importante. La citavamo stamattina, forse a fine mattinata stamani. È giusto fare questi discorsi, le categorie, anche le traiettorie. Sottolineo la parola che uno di voi ha utilizzato oggi, che è la parola individualità. Cioè il rischio delle traiettorie è costruire dei binari, cioè delle cose, dei percorsi su cui uno mette il paziente, lo mette sopra e poi dopodiché questo c'ha un percorso che è un percorso individualizzato. Abbiamo una miriade di fattori che deviano
questi percorsi da una parte e dall'altra e li moltiplicano e li rendono molto molto diversi l'uno rispetto all'altro, per cui tutti questi percorsi sono probabilistici, nel senso che ci consentono di ipotizzare delle situazioni di rischio e anche per certi versi di quantificare delle situazioni di rischio quando un ragazzino ha 6, 7, 8, 9 anni, quando è ben chiaro che non è un vivace ma è un ragazzino ad alto rischio, un ragazzino con disturbi della condotta a 8 anni, anempatico, difficilmente lo confondo con un bambino vivace o sono molto distratto se faccio una cosa di questo tipo. E quei ragazzini lì sono ragazzini per i quali, non tutti, una parte di questi ragazzini potrebbero avere il rischio di diventare quelli che la dottoressa del Tribunale dei Minori avrà poi difficoltà a collocare. E se ce l'ha a 16 anni avrà grosse difficoltà, a 8 anni abbiamo fatto vedere stamani uno che è callous and emotional, che è anempatico, freddo e con incapacità di identificare, a 8 anni, a 13 può non esserlo più se è stato seguito nel modo giusto con il tipo di cure giuste, che non è ovviamente la pasticca, ma il tipo di cure, se no altrimenti le sue probabilità, che sono i resilienti ovviamente, ma le sue probabilità di andare in quella direzione sono importanti. E noi oggi abbiamo il dovere di mettere in quei percorsi possibili una serie di allarmi che ci dicono, oh, guarda, quello sta andando in quella direzione. Questo lo possiamo fare anche a ISO Risorse, secondo me. Grazie Gabriele. Prima di passare la parola alla dottoressa Badocchi, che aveva dal pubblico in remoto chiesto appunto di intervenire, volevo solo aggiungere un paio di cose. Mi sembra che le tue considerazioni sono fondamentali. Credo che il tema delle traiettorie ci aiuti a fare una riflessione che, come giustamente tu dici, deve poi sempre essere personalizzata, ci aiuta però almeno a partire da taglie diverse per poi adattarle alla specifica persona, nel senso che partire per tutti da una 48, indipendentemente dal fatto che poi sia una 42 o una 50, evidentemente è un problema. Però se noi riusciamo a immaginare e soprattutto a cambiare in modo flessibile nel tempo il fatto che abbiamo davanti una 42, una 46, una 52, questo poi ci permette di adattare un percorso ipotetico, probabilistico, invece alle caratteristiche specifiche di ogni persona nella maniera più corretta. E questa è una riflessione, io credo, importante, che cerca di tenere dentro appunto sia l'individualità e la personalizzazione e anche la costruzione partecipata degli interventi, che è un aspetto di cui oggi non abbiamo parlato, ma che è un aspetto prognostico, oltre che di metodo fondamentale, con tutte le altre considerazioni. La dottoressa Bianchi del Ministero della Salute, della DG Prevenzione Sanitaria, in chat, voi non l'avete visto, ha messo questa importante informazione relativa all'approvazione appunto in conferenza Stato-Regione di questo accordo relativo alla strutturazione di tre comunità di transizione, comunità intermedie, sono chiamate in tanti modi diversi, che in realtà, per come sono descritte, hanno una valenza sanitaria molto alta e che rispondono un po' sia a quello che Cristina Maggia ci chiedeva prima che a quello che in qualche modo Gabriele descriveva. Se posso permettermi, forse a un tavolo che andava a definire una cosa di questo tipo, che ha un'elevata valenza anche clinica e specifica, almeno un neuropsichiatra infantile forse sarebbe stato carino che ci fosse, nel senso che magari potevamo ragionare meglio nei dettagli, mentre invece ahimè mancava, c'erano degli psichiatri, vabbè, degli psichiatri dell'adulto che notoriamente di minori con problemi di penale si occupano quotidianamente, però come dire, nessuno di coloro che di quello hanno un po' più di esperienza era presente al tavolo. Ecco, questo è un peccato, perché tanti altri percorsi li abbiamo costruiti insieme, anche il percorso che descriveva stamattina la dottoressa Romano intorno al sistema informativo e così via, però insomma forse nel nostro paese sarebbe importante riuscire a individuare le competenze, perché non è poi un problema di sindacale, ma è proprio un problema di competenze da mettere intorno a un tavolo quando vogliamo ottenere poi un risultato
significativo. Mi taccio. Antonella, Giovanna. Eccessiva, ma non era. Io sono molto contenta che ci sia quell'atto e che ci si muova in questa direzione. Abbiamo cominciato a parlarne, alcuni se lo ricordano, ancora tra il 2008 e il 2009. Nel 2008, intorno al tema dei minori stranieri non accompagnati, questo problema appunto delle comunità di transizione, per capire meglio quali erano i bisogni e osservare in modo approfondito, tanto è vero che da quello è nata la comunità di transizione del CPA di Brescia, poi, perché noi non siamo riusciti a Milano, ma la dottoressa Tiberti a Brescia insieme al TM di Brescia di allora è riuscita a farlo, e poi progressivamente in tempi successivi, ma speriamo che finalmente questa cosa si concretizzi, perché è assolutamente preziosissima. Passo il tutto a Federica perché riesca a dartela e mi spengo di qua. Io in realtà, a completezza di quello che hai detto, in realtà sì, nel documento di introduzione che diceva la dottoressa Bianchi è proprio focalizzata, evidenziato tutte le difficoltà delle offerte che voi oggi avete rappresentato. Però ecco, voglio anche dire che noi che facciamo parte, diciamo, del sottogruppo in seno al tavolo di consultazione permanente, abbiamo fatto spesso presente l'assenza di, ecco, quindi assolutamente concordo. Però rappresenteremo anche al tavolo ulteriormente, insomma, anche ciò che è emerso oggi da questo seminario. Quindi ci aggiorniamo sempre anche su questo. Grazie Giovanna, sempre prezioso il lavoro di squadra e di rete che porti avanti e portate avanti. Bene, mi scuso con la dottoressa Batocchi, grazie dottoressa. Grazie a voi, volevo ringraziarvi perché fare i complimenti per questo lavoro così prezioso, che per me è stato un onore, non essendo più in trincea, ma credetemi, forse non ci crederete, mi manca molto quella trincea, soprattutto sull'app, quindi per me è anche l'occasione per ringraziare i colleghi con cui ho lavorato, Lombardi, e con cui ho condiviso cose impegnative, e anche sono rimasta molto emozionata perché ho conosciuto, tramite l'intervento della dottoressa Maggia, ho conosciuto una persona che, quando appunto da direttore di una Wompia lombarda ero alle prese con un'emergenza, anzi con più emergenze, mi ha perfino risposto in giorni quasi prefestivi, lavoravamo entrambi o prefestivi, direttamente dal suo telefono, quindi mi ha molto colpito poterla conoscere e la ringrazio. Comunque, no, avevo rispetto ai contenuti di questo lavoro, di questa ricerca e alle implicanze sul piano clinico, avevo una domanda in punta di piedi da fare, che mentre ho fatto, chiedendo l'intervento, si è subito messa in parallelo con l'intervento di Maria Rosa Ferrario e della dottoressa di Antonella. Perché ha a che fare con la questione dei disturbi dell'apprendimento, delle valutazioni, delle priorità e di che tempo dare nelle risorse, alcuni approfondimenti o meno. Però in tema di ricerca, narrativamente mi ha sempre molto incuriosito che nei casi di ragazzi con APA di cui ci eravamo occupate nelle Wompia, negli accessi urgenti in pronto soccorso, dove eravamo in consulenza o direttamente nelle strutture ambulatoriali, si rintracciava un passaggio per le Wompia, magari di anni molto precedenti, con diagnosi di disturbo dell'apprendimento, DSA, e alcuni psichiatri dei nostri dipartimenti dove ho lavorato confermavano questo dato, che è rimasto narrativo e che sicuramente vi metto come domanda in punta di piedi rispetto alle ben già precisazioni che sono state fatte da Antonella e da Maria Rosa sulle risorse e sulle questioni di cui dobbiamo tenere conto. Grazie ancora e saluti a tutti. Grazie Silvia, sicuramente è un tema interessante andare a ripescare che cosa c'è stato prima nei percorsi evolutivi. Uno dei temi che appassiona noi, per esempio in policlinico, è come ormai la letteratura dica che la presenza di un disturbo di linguaggio pregresso
magari non così ben compensato dal punto di vista del disturbo in comprensione, ha un impatto devastante e esponenziale man mano che i ragazzini crescono sulla sfasatura rispetto alle attese e richieste del mondo che li circonda, e poi va in collusione con una serie di traiettorie e di altri aspetti di neurosviluppo. Su questo, e peraltro questo pare appaia oltretutto in modo particolare ancora di più nelle seconde generazioni e nei migranti, per una serie di motivi che adesso lungo andare a disquisirci. No, no, io lo volevo sottolineare quest'ultima cosa della dottoressa Badocchi, perché è assolutamente importante, non solo per quello che tu dicevi in una lettura in termini di neurosviluppo, ma proprio per l'impatto che un disturbo dell'apprendimento precoce o delle difficoltà scolastiche in senso generale creano uno sgretolamento di quello che è un istituto precocemente di contenimento di alcune di queste dissoluzioni comportamentali che è la scuola, in termini anche di sentimento di autoesclusione, di non competenza, di autoemarginazione, che può in ragazzini particolarmente sensibili come sono gli ADHD creare le basi per, quando si dice della prevenzione precoce, oltre all'emotional dysregulation e tutte le cose che ci siamo detti, il discorso dei disturbi di apprendimento credo che sia un elemento importante. E noi l'avevamo messo in uno degli statement delle conclusioni, delle raccomandazioni, proprio in relazione al discorso del rischio della dispersione scolastica. La dispersione scolastica sta andando, ha ripreso, credo, io non sono un esperto nell'argomento, ma dopo una fase, credo, di stasi, ha ripreso a galoppare anche in fase post-Covid, e rappresenta un elemento potenzialmente dirompente nelle situazioni, non magari nelle situazioni più drammatiche di cui parlava la dottoressa, ma nelle situazioni, diciamo, di importanti, è un elemento prognosticamente veramente molto importante, quello della dispersione scolastica. E quello che possiamo fare è anche individuare e gestire queste difficoltà precocemente. È importante, sembra, e questo lo possiamo fare non con grandissime, non bisogna comprare la PET, ecco, per questo. Grazie sia Antonella che professore. In effetti, grazie Gabriele. Detto, ma la questione della traiettoria evolutiva è sicuramente del neurosviluppo. Toto, anche tu hai alzato la manina. Teneva dentro le due questioni. Dito dopo Carlo. Salve. No, io volevo chiedere una cosa. Proprio in merito alla traiettoria, ripensando alla prima alla raccomandazione sui trattamenti, no? Negli adolescenti del gruppo APA, ADHD, no? So che sono delle raccomandazioni, diciamo, provvisorie, devono essere riviste, ma proprio per questo chiedo questo. C'è scritto che il trattamento farmacologico si accosta anche a una presa in carico del paziente, no? Ora, la mia domanda è, da questo studio potrebbe venire fuori anche un po' un consiglio, un'indicazione su se ci sono delle prese in carico che sono particolarmente efficaci in questi ragazzi con ADHD, o almeno a seconda delle dimensioni all'interno dell'ADHD, in maniera tale da dire, per esempio, che una presa in carico particolarmente efficace può essere un parent training specializzato per l'adolescente, no? Oppure una presa in carico efficace, la psicoterapia. Cioè, se può venire fuori qualcosa di un pochino più specifico, oppure si intende una presa in carico generica, quindi c'è l'adolescente che fa già la sua psicoterapia, allora si considera presa in carico. Cioè, questo secondo me può essere un outcome interessante di questo studio da approfondire. È vero quello che dice, nel senso che, a parte il fatto che mettemmo, io purtroppo in anni lontani con Alessandro, con Maurizio Bonatti, noi mettemmo che la terapia farmacologica poteva essere fatta solamente, non solamente, sennò diremmo quello di stamani, nell'ambito di un intervento che è il famoso intervento multimodale, altrimenti la terapia farmacologica sta lì un po' per conto suo, ma rende l'intervento multimodale più efficace. Cosa vuol dire in adolescenti di questo tipo? Cosa vuol dire l'intervento multimodale? Vuol dire che se io ho l'ADHD, ho una serie di caratteristiche di funzionamento mentale legate ad un'alterazione delle funzioni esecutive che comporta una serie di conseguenze comportamentali. Cosa vuol dire? Che un adolescente con ADHD non ce l'ha tutte, ma può avere una serie di delle cose che dirò. Primo, la disorganizzazione, che da piccolo si vede perché non sa fare la cartella e fa un casino. Nell'adolescente passa da un'attività all'altra, ha bisogno, si annoia facilmente, per cui ha bisogno di stimoli forti per annoiarsi, non riesce a definire le
priorità delle cose che deve fare nella vita quotidiana, non riesce a gestire il tempo, non riesce a valutare le conseguenze delle sue azioni, per cui costantemente dice: mi capitano tutte a me, mi trovo sempre in queste situazioni imprevedibili che poi sono cose prevedibilissime, e lui non riuscendo a valutare le conseguenze di queste azioni. E potrei dirne altre 10 di caratteristiche che definiscono il fenotipo psicologico, che è la traduzione delle alterazioni delle funzioni esecutive, che è tipica di quello che un tempo si chiamava le funzioni frontali. Un intervento psicoterapeutico aspecifico non coglie questi aspetti. Un intervento psicoterapeutico specifico porta a consapevolezza e a presa di controllo una serie di comportamenti che, se ne cambi 4 di questi 14, e chiaramente li devi individuare per ciascuno di questi adolescenti, lo puoi introdurre degli elementi di cambiamento, ripeto, più specifici. Non è una psicoterapia, vuoi bene a mamma o cosa hai fatto la settimana scorsa, eccetera, ma capire come una dinamica di neuropsicologica specifica si traduca in comportamenti di disorganizzazione. La disorganizzazione e l'incapacità. Io ho trovato spesso, mi sono trovato a scrivere con persone, anche io ho avuto la fortuna di avere a che fare con persone del Tribunale dei Minori che sono state nelle situazioni in cui abbiamo stabilito delle ansie di una preziosità assoluta, e si discuteva insieme su come collocare all'interno della possibilità di messa in prova di alcuni che avevano compiuto dei reati, alcuni meccanismi che potevano essere stati alla base di quei reati e di come potevano essere. Tutto questo vuol dire però una competenza specifica, cioè ci vuole l'approccio psicoterapeutico e psicoeducativo. Io ho molto dubbio sul parent training in adolescenza, ma un approccio psicoterapeutico e psicoeducativo, il mio parere, ho letto il tuo labiale, è importantissimo nei bambini più piccoli, ripeto, solo per l'adolescenza ho i miei dubbi, mentre un approccio di questo tipo, tecnicamente centrato su alcuni target che rappresentano il funzionamento mentale degli adolescenti, è cruciale. Secondo me, a volte, potenziarlo con un potenziamento dopaminergico rende quei circuiti più ricettivi, ma i circuiti più ricettivi senza l'altro intervento servono a poco, se non li facciamo tutte e due. No, la riflessione era che forse il tema è che nella maggior parte di questa utenza che abbiamo toccato col progetto abbiamo degli ADHD, delle acuzie psichiatriche con ADHD e con altri disturbi, e quindi io credo che il tema caldo che forse Carlo sottolineava e che avevamo in mente con Alessandro quando è partito il progetto, ma poi non c'è stato un tempo sufficiente per i follow-up stante la pandemia, era di riuscire ad andare a vedere nella pratica clinica effettiva il mix. No, nel senso che quello che tu dici io lo condivido in pieno, certamente, però anche vediamo che, se non li vogliamo chiamare parent training, pensa al lavoro multifamiliare in DBT più o meno modificata, no? Anche quello in qualche modo ha dentro un pezzo di parent training insieme al lavoro sugli skills dei ragazzini, insieme ad altre cose, o altri modelli dal Connect a altre cose che comunque fanno sì che l'ambiente familiare di questi adolescenti così multiproblema riesca ad essere il più possibile sintono con quello che sta succedendo, perché non è che sia proprio un compito banalissimo, come dire, no? Cioè, se già è difficile con i bambini, con gli adolescenti che a quel punto hanno 4 problemi e non uno, cioè un genitore dice: vabbè ragazzi, vi lascio lì, vi do le chiavi di casa, torno tra 5 anni e ne riparliamo, perché tendenzialmente la sensazione che ti viene è un po' di stare scalando le montagne a piedi nudi e coi sassi appuntiti. Ecco. Allora, credo che in questo senso, adesso a parte le battute, effettivamente se si riuscisse a proseguire e ad approfondire in modo sistematico, pur con tutte le 2000 variabili in gioco, nei diversi mix e quadri sporchi, per di più ancora più sporchi con la componente ambientale, eccetera, eccetera, quali sono gli ingredienti che hanno poi fatto dei percorsi che hanno avuto un esito sufficientemente positivo, un esito meno positivo, ecco, credo che questo potrebbe essere un elemento importantissimo a partire dal quale puoi fare degli studi più approfonditi, più corretti dal punto di vista metodologico, ma
la sensazione che si ha è che in questo momento ci siano proprio degli elementi che ci sono, che ancora non stiamo cogliendo, ecco, però fermo qua perché se non mi dilungo troppo c'era Toto che voleva intervenire. Comunque sì, sono Martinelli, sono direttore della Monte di Lecco. Avrei tante domande da fare, però insomma il tempo stringe. Anticipando anch'io i ringraziamenti per questa bellissima giornata organizzata sempre con bellezza da Antonella, mi vengono in mente tre cose a cui devo dire. Uno, volevo dire questo, cioè mi pare che noi abbiamo riflettuto molto oggi sulla complessità dei quadri e sulla necessità di individuare precocemente anche le traiettorie di sviluppo, che è un po' questa lezione che abbiamo sentito dai vari esperti oggi. Volevo dire che, come riprendendo un po' quello che diceva Antonella, lo sforzo anche dei servizi in un modello organizzativo è quello di come declinare questa complessità. E lo dico anche perché io ho il piacere anche di coordinare proprio il gruppo sulla diagnosi, sul triage della DHD. E vedo che il concetto mi pare proprio quello, che l'approfondimento diagnostico precoce che deve essere fatto, però è un approfondimento che non può essere un approfondimento che non finisce mai. Cioè credo che, come diceva prima Antonella, ci debbano essere dei passaggi in cui vengono anche, come dire, fissati degli obiettivi che sono quelli minimi e che poi necessitano di approfondimenti in relazione alle complessità dei quadri che si vengono a delineare. Questo mi sembra molto importante. Da questo punto di vista, anche nel gruppo di lavoro che facciamo, vedo che ci sono dei presupposti, anche perché ISO risorse, si possono fare dei processi di miglioramento significativi. Perché abbiamo trovato molti punti in comune su cui lavorare, però anche dei punti in cui tutti sono interessati a discutere, perché si devono incrociare queste diverse esigenze. Probabilmente anche utilizzando in un modo più adeguato quegli strumenti nuovi che abbiamo, che sono soprattutto le interviste diagnostiche e anche i questionari, che sono entrati nel nostro modello di lavoro, ma forse lo possono entrare in una maniera un po' più approfondita, anche e soprattutto per valutare l'andamento e gli esiti dei nostri interventi, facendoli prima, facendoli dopo, se l'è accennato anche stamattina da esperienza di diagnosi. Quindi questo mi pare un punto molto importante, come tenere assieme approfondimenti diagnostici e capacità di individuare linee di sviluppo, dedicando le risorse dovute soprattutto alle situazioni più difficili, più drammatiche, si potrebbero preannunciare come tali, nel senso che è proprio importante lo sforzo di individualizzare, come abbiamo detto, anche il modello diagnostico, senza esagerare, senza che diventi però una soggettività, perché anche questo non andrebbe bene, ma individuando dei parametri minimi, ma però della possibilità di ampliare in relazione proprio a una capacità e a una curiosità diagnostica che si affina conoscendo quel paziente, approfondendo certi punti che oggi sono stati sottolineati. L'altro aspetto su cui volevo dire due cose, quello molto importante della continuità alla maggiore età. Io sono molto contento, oggi c'erano anche colleghi psichiatri, perché c'è il fianco e stamani il collega, il direttore di Vigevano, e perché credo che sia davvero un punto fondamentale questo. Io credo che qui nei vari servizi si giochi quella collaborazione che si deve realizzare e avviare, e che in tanti posti si è già avviata, e in questo modo anche introducendo anche qui degli indicatori, dei modelli, tanto dei modelli diagnostici comuni che spesso ormai ci sono sulla giovane età, anche per il ruolo che possono avere in questo campo gli psicologi, che sono spesso un servizio trasversale, no? E che cominciano a lavorare secondo modelli, anche negli equipi giovani adulti degli psichiatri, secondo modelli molto simili a quelli della tarda adolescenza, dell'adolescenza in senso fino alla maggiore età, modelli diagnostici comuni e indicatori anche su questo lavoro, che sono indicatori di drop out nei passaggi, cioè quanti dei pazienti che abbiamo passato
a un anno di distanza sono ancora il CPS e qual è la concordanza diagnostica tra il nostro servizio di invio e quello che lo riceve. Perché questo mi sembra molto molto importante, perché se abbiamo una concordanza diagnostica, se il nostro modo di lavorare sulla diagnosi è concorde con quello dei colleghi psichiatri, soprattutto gli psicologi che lavorano in comune, sicuramente abbiamo più possibilità di avere dei miglioramenti da questo punto di vista. L'ultima cosa, ho avuto molto piacere dell'intervento della Presidente del Tribunale di minorenni, con una sollecitazione, certo, a questi quadri che sono quelli di massima gravità, e quindi naturalmente andrebbero date tutte le priorità, però come lei stessa diceva, anche quando arriviamo al penale, anche quando il minore cade nel penale, nel senso che se il minore fragile, come abbiamo detto, è facile che compia quell'aspetto penale che lo fa cadere nella rete penale, credo che anche in questa drammatica situazione davvero abbiamo ancora degli strumenti in qualche modo, perché molte volte abbiamo personalmente l'impressione, però correggo la Presidente, che qualche volta la cornice penale sia una cornice essenziale per certi minori, per cui anche noi segnaliamo, perché pensiamo che quello che è il codice, la cornice penale che assume un po', secondo il punto di vista, un codice paterno, possa essere molto importante per questi ragazzi, perché non hanno magari, diciamo, non seguono le consegne, se non hanno prettamente, se non hanno prettamente disprezzo verso anche l'interlocutore medico, sanitario, psicologico, i servizi sociali, però spesso il giudice ha una funzione fortemente, molto importante, perché lo è naturalmente, perché dà delle prescrizioni, che sono quelle che fortunatamente la nostra legislazione permette e ha, e però allo stesso tempo perché dà l'idea anche per gli operatori nel discorso che facciamo con i ragazzi, guarda, sei qui da me, dobbiamo fare questo, però c'è qualcuno di sopra di me, al di sopra di te, al di sopra dei servizi sociali, che può decidere delle cose molto importanti. Spesso questo, diciamo, funzione paterna può avere un significato molto, molto importante, quindi è un'estrema ratio che però nelle prescrizioni che lei indicava è uno strumento in più. E quindi erano sì, queste le cose che volevo dire, che mi sembravano davvero molto, molto stimolanti, che hanno fatto riflettere molto e che spero riusciremo in qualche modo di portare nella nostra pratica clinica. Quindi, grazie. Altri interventi? Vieni, Carlo. Una cosa che a me farebbe piacere che venisse fuori anche dall'APA è un po' le indicazioni su come per la diagnosi in questi pazienti adolescenti acuti o subacuti, cioè penso anche uno dei servizi in cui lavoro, no? Che è il Percival o a vari altri servizi, cioè noi abbiamo un protocollo del centro DHD che prevede visita, poi dopo la WISH e poi dopo la BIA, insomma degli approfondimenti in maniera tale da fare la diagnosi più corretta possibile. A volte in situazioni di urgenza non si riescono a fare queste valutazioni, ma anche perché non sarebbero attendibili farle immediatamente in una situazione d'urgenza. Allora l'indicazione un po' che viene fuori è la diagnosi della DHD. Stabilizziamo prima il paziente, poi ci prendiamo del tempo, ci prendiamo anche uno o due mesi prima di pensare di fare la diagnosi, in maniera tale da essere più accurati possibili, oppure quello che viene fuori dallo studio è no, cioè piuttosto la rivedi, ma nel dubbio fai una diagnosi il prima possibile per poter impostare la presa in carico in una maniera più giusta secondo la traiettoria possibile, quindi fai una buona anamnesi, una buona valutazione e vedi se riesci a fare i test, cioè perché questi sono due orientamenti diversi anche da sapere anche per noi che lavoriamo come anche per chi lavora come centro DHD, no? Oppure per esempio la valutazione neuropsicologica può essere delegata ai referenti che hanno in mano l'acuzie o deve sempre passare per il centro DHD? Cioè questi sono tutti quesiti che secondo me sarebbe interessante porci in questi casi di acuti e subacuti.
nelle raccomandazioni l'indicazione è esplora sempre l'anamnesi in modo il più approfondito possibile, perché quello tendenzialmente è verosimile che anche in acuzie con la famiglia si riesca a fare, e anche in acuzie attiva il sospetto. Dopodiché approfondisce, completa appena possibile può essere molto diverso da paziente a paziente. Io ho fatto solo un tentativo di sintesi, ma passerei subito a Sara l'eventuale approfondimento. Sì, esatto, il concetto è questo, sostanzialmente riconoscere quelli che potremmo definire proprio i campanellini d'allarme, e come diceva Antonella, fare una buona anamnesi sul neurosviluppo in generale è una cosa che può essere fatta anche abbastanza precocemente da chi si occupa di acuzie, però è vero che, come dicevi giustamente tu, nel momento in cui stiamo gestendo l'acuzie, probabilmente ci sono degli altri aspetti che meritano di essere controllati, quindi la prima indicazione è sicuramente quella di agire sul sintomo più invalidante. Per cui se io mi ritrovo un paziente bipolare scompensato e ha l'ADHD, è chiaro che prima vado a lavorare sul disturbo bipolare e secondariamente, quando è compensato, mi troverò a gestire l'ADHD. E quindi questa deve essere un pochino la linea guida, oltre al fatto che appunto da questo lavoro che abbiamo fatto insieme emergeranno una serie di indicatori, specificatori, no? Che vogliamo andare a ricercare, come abbiamo detto prima, sia su delle caratteristiche sociodemografiche anche dei pazienti, ma poi anche su dei tratti che ci permetteranno di perfezionare sia la diagnosi che poi i trattamenti ad hoc per ogni paziente. Concordo sulla difficoltà delle risorse, che purtroppo mi sembra riguardi tutti i settori ormai, non solo sanità e così via, quindi dobbiamo darci una mano per riuscire a lavorare bene. E ringrazio Antonella e Gabriele per aver convocato tutti i colleghi per questa tavola rotonda che ci permette un confronto più diretto. Mi ritrovo molto nel collega del SERD che dice dobbiamo cercare di essere più comprensivi, perché è vero che ci troviamo spesso, almeno a me è capitato, a gestire i pazienti, i colleghi mi dicono ma è un ADHD e quindi ricerca la sostanza perché deve curare il suo ADHD, cura il suo ADHD, ma se io sto già curando l'ADHD ho bisogno del supporto del collega e così via. Così come appunto il tribunale ci riporta la difficoltà a collocare i pazienti, cosa che nella pratica clinica abbiamo anche noi, e paradossalmente, almeno quello che capita nella nostra realtà, è che molti pazienti preferiscano il carcere e la comunità, perché hanno un maggiore contenimento e un maggior... diciamo un rapporto educativo con gli operatori e si sentono più tranquilli. Quindi queste sono delle riflessioni che dobbiamo assolutamente fare per cercare di trovare le risorse più corrette per i nostri pazienti. Laura, ti ho perso, vieni. No, ringrazio Carlo perché mi ha fatto venire in mente un'ulteriore riflessione, nel senso che ti dicevi un po' qual è allora anche l'indicazione rispetto al centro ADHD. Allora mi viene in mente che sicuramente da un lato noi ci diciamo che in acuzie, quindi al pronto soccorso, piuttosto che in altri luoghi dove vediamo, gestiamo l'acuzie, dobbiamo stare attenti a riconoscere anche l'ADHD. Però mi viene da dire che per i centri ADHD, o comunque per chi si occupa di ADHD con già diagnosi in territorio, in ambulatorio, forse l'indicazione potrebbe anche essere, attenzione, non sono solo i bipolari che possono andare in acuzie perché hanno un episodio maniacale, ma sono anche gli ADHD che potrebbero andare in acuzie, per cui l'idea del piano crisi, che non so, magari voi in Percival, no, la condivisione con la famiglia, il paziente di cosa fare, i momenti di agitazione, i momenti di crisi per evitare magari l'accesso al pronto soccorso, potrebbe essere un'indicazione valida e utile anche per i pazienti ADHD. Non siamo forse abituati a pensare all'ADHD acuto, mentre siamo abituati a pensare al bipolare acuto, no?
o lo psicotico in acuzie, ecco, forse quest'altra riflessione potrebbe essere. Questa mi sembra questo aspetto della, da aggiungere nella prevenzione, il tema di occhio, che anche la DHD, non solo col bipolare, può diventare acuto, dobbiamo trovare un modo forse per metterla dentro, perché effettivamente è molto pratica, esattamente come quella di andare a cercare attivamente la DHD nelle acuzie. Paola Morosini, direttore della UOMPIA di Lodi. Allora, mi stavo chiedendo cosa mi porto a casa. Allora, un sacco di condivisioni, e ringrazio ovviamente anch'io per questa giornata. L'integrazione, tutti i colleghi che ci sono stati in tutto il giorno. Mi ha molto colpito questo tema, che è sempre stato un mio pallino, probabilmente poco esplorato, delle femmine. Perché il dato che stamattina abbiamo visto relativamente alla ricerca sulla incidenza della presenza in pronto soccorso in acuzie delle femmine è un dato forse che ci deve fare una riflessione. Non voglio scomodare la medicina di genere, ma forse possiamo anche scomodarla, ma credo che sia comunque molto importante. Perché abbiamo... molte più femmine, e anch'io non sono di primo pelo, quindi un po' di pronto soccorso l'ho visto tanto tempo fa, che accedono al pronto soccorso in acuzie relativamente a disturbi dirompenti, che sono quelli che, come dire, più ci preoccupano e ci stimolano. E dentro in queste abbiamo visto la grandissima percentuale di femmine ADHD sconosciute, no? Mi viene in mente Patricia Quinn, tantissimi anni fa, agli albori del lavoro sulla ADHD in Italia e all'estero, che diceva: beh, io ho un centro, tratto le mamme e le figlie, no? Per parlare anche ai colleghi dell'adulto, no? Tratto farmacologicamente con tutti i trattamenti adeguati. Beh, credo che questa sia una suggestione che è importante, una suggestione, qualche cosa che abbiamo visto anche messo nelle raccomandazioni, in questo ringrazio, attenzione alle femmine, perché ci sono, come dire, c'è un aspetto come di genetico, fenotipico, c'è un aspetto anche di strutturazione dell'educazione delle femmine in questo momento, non lo so, no? È un tema, cioè quali sono le femmine che vanno in pronto soccorso e hanno, no, questi agiti, non so, ecco, poi dovremmo chiaramente ragionarci di più, perché è possibile che ci sia dentro una grossa percentuale di femmine con atteggiamenti autolesivi, e stamattina forse non l'ho visto sufficientemente, e con degli aspetti depressivi, come diceva la collega, no? Che quindi coprono e vengono trattate come tali. Patricia qui diceva: sono trattate incongruamente con gli antidepressivi in età adulta, mentre non lo sono, non sono delle depresse, non c'entra niente usare antidepressivi. Sì, grazie Paola per aver sollevato questo argomento. Non è solo un tuo pallino, è un pallino ormai anche a livello internazionale molto approfondito, proprio perché ci si è resi conto probabilmente che è stato quasi involontariamente creato una sorta di prototipo maschile dell'ADHD, tant'è che c'è una differenza negli studi clinici e negli studi di popolazione. Negli studi clinici troviamo questa differenza maschi e femmine, soprattutto nell'infanzia maggiore, mentre già negli studi di popolazione questa differenza si appiana e si appiana ancora di più poi nella popolazione clinica in età adolescenziale. C'è sicuramente un aspetto culturale, come dicevi tu, le femmine probabilmente sono anche più educate a dover mantenere determinati comportamenti, sono meno irruente e quindi meno fastidiose, per cui arrivano all'attenzione clinica successivamente rispetto ai ragazzi. E quindi è vero che ci troviamo a diagnosticare ADHD a delle ragazze che arrivano poi già per le conseguenze, gli effetti collaterali dell'ADHD. Quindi prestare maggiore attenzione a questo e fare più cultura anche sul fenotipo femminile probabilmente aiuterà a ridurre questo gap, e devo dire che già un pochino insomma negli anni qualche effetto positivo lo stiamo vedendo. Grazie Sara. Altri?
Venga. Si deve presentare da sola perché io sono la psicologa referente del centro di Como e porto un po' la voce delle psicologhe in due riflessioni. Nel senso che noi siamo molto in relazione con le famiglie, facciamo i parent training per i più piccolini e tutto quanto, ma il DSM-5 ci insegna che è un disturbo che ha un'evoluzione e anche forse i genitori hanno bisogno di capire come si manifesta in modo diverso a seconda dell'età e dei bisogni dei ragazzi, e quindi non concordo molto con quello che diceva il dottor Masi prima, quando forse in età adolescenziale non servono più i parent training. E la seconda cosa è che non dobbiamo dimenticarci della familiarità, quindi spesso gli stessi genitori hanno le difficoltà che hanno i ragazzi, e quindi poterli seguire nel tempo anche le famiglie può permettere ai genitori di acquisire competenze educative diverse a seconda delle fasce d'età, e la presa in carico non termina solo nel momento della diagnosi, però vanno accompagnati nel percorso di vita, secondo me, visto che per esempio i progetti sull'autismo ultimamente parlano di percorso di vita, forse anche nell'ADHD dobbiamo pensare che è un percorso che li seguirà tutta la vita, insomma. Quindi mi sentivo di avvicinare clinici e famiglie in questa piccola riflessione. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Gianmarco Marzocchi voleva aggiungere qualche cosa. Concordo assolutamente sull'importanza del ciclo di vita e del coinvolgimento dei genitori. Non so se Gabriele c'è ancora, ma non volevo prendere le sue difese. Ma era solo per dire che probabilmente Gabriele intendeva che il ruolo dei genitori è molto più forte in età infantile piuttosto che in età adolescenziale. Sicuramente i genitori, quando i ragazzi in adolescenza sono ancora più difficilmente gestibile, una parola che non mi viene, un altro aggettivo, però l'impatto è minore, credo che volesse dire. Sicuramente è importante il coinvolgimento, la partecipazione, l'ho detto anche io nel mio brevissimo intervento, ma noi dobbiamo però lavorare prima della cuzie, credo, no? Cioè, quindi il ruolo dei genitori è fondamentale in età precoce. Sicuramente l'accompagnamento è vero, ma volevo semplicemente, non so se... Credo che volesse dire quello. Solamente con due parole per chiarire quello che volevo dire. E tra l'altro stiamo parlando degli ADHD in situazioni di acuzie, quindi è evidente che i genitori sono sotto pressione ed è necessario coinvolgerli per la loro salute mentale e per aumentare le loro capacità di tenere prima che ci sia l'esplosione. Questo sicuramente è vero. Ho invece perplessità su alcune cose che a volte vengono, i genitori che dicono: siamo andati a parlare con lo psicologo, però ha detto no, non seguo il ragazzo, seguirò direttamente voi e voi verrete una volta alla settimana, due volte alla settimana, io seguo il ragazzo tramite voi. Questa secondo me è una stupidaggine. Ovviamente, diceva Maria, e quello che facciamo noi a Calambrone nell'ambito della DBT con Connect, con il coinvolgimento dei genitori, degli tagliatrici, eccetera, è costante il coinvolgimento dei genitori a supporto dell'intervento sui ragazzi. Altrimenti l'intervento sui genitori ha un potere trasformativo 0, su ragazzi di questo tipo. E alcuni invece pensano che si possa agire sui ragazzi agendo attraverso i genitori. Questo è completamente irrealistico. No, certo, sicuramente da solo non va molto lontano. Ulteriori commenti o riflessioni? Vediamo. Allora, direi che andiamo a chiudere. Direi che, allora, grazie prima di tutto davvero a tutti noi che ci siamo uccisi per arrivare qui oggi, quindi grazie al gruppo di Pisa in modo particolare, perché tra tutti noi quello che maggiormente ha dovuto fare le rincorse, grazie a tutti gli operatori del Policlinico che, a cui ho tirato ininterrottamente il collo come sempre, tanto siete abituati, grazie agli amici agli amici, ultimamente mi tollerano sempre meno, tra un po' mi buttano dalla finestra, agli amici di Cagliari che pur in un momento così difficile, così doloroso, hanno raccolto la sfida e deciso che cercavamo di
arrivare in fondo a questa cosa, e grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di essere qui e di provare ad ascoltare e a flessibilizzare gli sguardi, i punti di vista e confrontarli, e direi che chiudiamo con una promessa: completeremo le analisi dei dati e ci ritroveremo a riprendere in modo un po' più approfondito e speriamo anche ulteriormente utile, sperando che, ma mi sembra che i ritorni siano che l'impressione è che le cose dette oggi possano essere utili per la quotidianità, ma speriamo di ritrovarci a breve. Maria, vuoi aggiungere qualcosa? Applauso a Alessandro, che comunque ha iniziato chi ha avuto l'idea.